direi che possiamo iniziare. Allora riprendiamo i lavori, adesso probabilmente ci sarà qualcun altro che ci raggiungerà di sopra. Questa tavola rotonda era stata pensata come idea di raccolta di possibilità non violente presenti nei percorsi personali, nei percorsi comunitari in altre realtà. Purtroppo non siamo riusciti a contattare Lucia Goracci, che doveva essere fisicamente presente qua, e poi sarà resa disponibile per un collegamento telefonico, ma probabilmente a Beirut per la situazione anche un po' difficile, anche proprio per il lavoro che fa. A coordinare questa tavola rotonda ci sarà Vincenzo Passerini, che segue queste tematiche da diversi anni e quindi in qualche modo lasciamo che lui introduca poi le diverse persone, che ringraziamo per la loro presenza. Suela era già stata in realtà qua anche lo scorso anno e ci siamo resi conto che ci poteva in qualche modo portare, comunicare tante cose, per cui abbiamo approfittato di questa rinnovata disponibilità per proseguire anche un ascolto nei confronti della sua esperienza, sua e di Rasi, quindi siamo lieti. E poi Gea ci ha accompagnato, come forse anticipavo già stamattina, Gea ci ha accompagnato anche nel percorso dell'altra scuola estiva che abbiamo fatto a Palermo, quindi senz'altro è anche un elemento di prosecuzione rispetto a un percorso anche in questo senso già avviato. Quindi ascoltiamo. Grazie Fabio. Buon pomeriggio a tutti. Dunque il titolo Pratiche di speranza e scelte non violente poi lo dobbiamo ricondurre soprattutto al tema dei rifugiati che già è stato affrontato stamattina, ma non solo, comunque esperienze dirette di rifugiati e anche di una parlamentare che ci aiuterà a riflettere su questo tema. In generale, essendo i nostri ospiti rifugiati provenienti da territori di guerra, sarà anche l'occasione per riflettere sull'Afghanistan, cosa ha significato l'intervento militare, cosa significa oggi vivere in Italia, quali sono le difficoltà per poter regolarizzarsi, però anche, e qui è l'esperienza dei nostri ospiti che mi tengo a presentarvi, sono anche esperienze di talenti che la storia delle migrazioni porta in altre terre. E quindi noi qui oggi abbiamo Soheila Javairi, che è regista iraniana di origine afghana, che come ricordava Fabio è già stata qui con noi, Raz Moedi, anche lui regista afghano, sono due rifugiati politici, i quali rappresentano una storia di come il nostro paese possa essere arricchito dalla presenza di queste persone. Noi poi parleremo anche di cosa
significa l'accoglienza. Ma c'è anche una storia poi che continua, c'è anche una storia di persone che portano un bagaglio di qualità, di esperienze culturali, di valori diversi, di talento artistico. È il caso dei nostri due registi che tra pochi giorni, invitati alla Mostra del Cinema di Venezia, in una sezione particolare, presenteranno, sono stati invitati a presentare un breve loro significativo documentario per quale si crede. Quindi è anche una bella storia, anche se è una storia, come ci ricorderanno loro, anche di fatica, perché lavorare e vivere nel nostro paese non è sempre facile, però è anche possibile. Quindi ci sono anche questi capitoli di storia che spesso nella drammaticità delle vicende, l'ultima, quella di ieri, di altre 50 vittime, no? 50 morti trovati, morti avvelenati in una barca degli scarichi, cioè questa drammaticità al limite della sopportazione per noi, no? Queste tragedie che continuamente ci vengono riversate addosso, però poi ci sono anche queste storie di riuscita, di vita che continua e anche di tesori di cultura, di talento, di arte che ci portano, non solo qualcosa che di bisogno, di necessità, di aiuto, ma qualcosa di positivo che aggiunge cultura, aggiunge visione, aggiunge valori alla nostra storia. E la migrazione di popoli ha questo risvolto che spesso noi dimentichiamo. Nelle nostre società vecchie e stanche l'arrivo di persone nuove provenienti dai più svariati paesi apre anche nuovi capitoli della nostra storia, arricchisce la nostra storia. Nelle nostre classi, nelle nostre scuole, dove tanti alunni stranieri si siedono accanto, figli di stranieri, oppure che sono nati in Italia e sono figli di stranieri, si siedono accanto ai nostri, arrivano anche motivazioni nuove, gli insegnanti lo sanno. Non c'è solo la fatica dell'integrazione dell'inserimento, c'è anche la scoperta di motivazioni forti, di storie anche belle che trascinano anche gli altri. Quindi c'è tutta una storia dell'accoglienza, delle migrazioni che continua dopo. Nel nostro paese, su questo magari sentiremo anche Gea Schirò, la nostra deputata qui ospite della tavola rotonda, che si soffermerà anche su questi aspetti, ma anche su aspetti giuridici, sulla dimensione europea, su cosa significa nel nostro paese accogliere, inserire, integrare, su tanti altri aspetti che tu hai conosciuto, che conosci nella tua esperienza, perché se c'è un aspetto che appunto non è molto visibile in queste settimane, in questi mesi, è la storia del dopo, quindi non solo la storia dei naufragi, la storia della salvezza, del soccorso, la storia dell'accoglienza, la storia della dislocazione di questi richiedenti asilo nei vari centri nel nostro paese, ma poi è la storia di coloro che vengono accolti, che una parte di loro poi prosegue nel viaggio verso nord, una parte si ferma in mezzo a noi, e che cosa succede dopo? No? Ci sono 5 milioni di stranieri nel nostro paese, ce ne sono 50.000 in Trentino. L'anno scorso l'Italia ha accolto sulle proprie coste 170.000 richiedenti asilo, di questi ne sono rimasti tra i 60 e i 70 mila, gli altri 100 mila se ne sono andati tutti verso il nord Italia e il nord Europa. Non,
non si fermano da noi molti di loro volentieri, perché il nostro sistema di integrazione non è sempre molto ben funzionante. Anche le complessità burocratiche, un articolo recente del Sole 24 Ore ci ricordava che in Italia le pratiche sulle domande di asilo l'Italia è meno efficiente di Germania e Francia. La produttività degli uffici tedeschi è una novità, 4 volte superiore a quella italiana. Quindi i ritardi, le attese, le pazienze, le lentezze burocratiche mettono a dura prova anche la vita di coloro che poi si fermano qui. È una storia quella dell'accoglienza, una storia molto europea. Vi volevo leggere, raccontare un piccolo episodio. Io penso che tra i presenti ci sia qualcun altro che è stato a Dublino, la capitale della Repubblica d'Irlanda, e forse ha visitato il piccolo museo ebraico di quella città. C'è un piccolo museo, molto piccolo, che racconta la storia di quella piccola comunità ebraica. E questo museo io l'ho visitato una decina di anni fa, e c'era un vecchio lituano, discendente ebreo, discendente di quei lituani, assieme a tanti altri russi, che se ne erano dovuti fuggire all'inizio del secolo per i pogrom che c'erano, per le persecuzioni, tanto in Russia che in altri paesi dell'est Europa. E molti di loro poi erano finiti, almeno una parte di loro, anche in Irlanda. Ebbene, questo vecchio lituano faceva il custode di questo piccolo museo a piano terra. È metà di questa sala, piano terra, ci sono tutta una serie di oggetti, tra cui anche un busto di Joyce, perché come sapete i protagonisti fondamentali dell'Ulisse di Joyce sono ebrei, che era una cosa molto anticonformista dall'inizio del secolo, dove l'antisemitismo era piuttosto dominante. E secondo piano c'è una piccola sinagoga. Però tra i documenti esposti in questo piccolo museo c'è esposta la gigantografia di una lettera della fine del 1938 del governo irlandese, in cui in risposta a una richiesta di asilo per 6-7 rifugiati ebrei, quindi siamo nel 38, fine 38, quindi capite già cosa stava succedendo Germania, l'Italia già aveva approvato le leggi razziali. Ebbene, una lettera di richiesta di asilo per 6-7 rifugiati ebrei appartenenti a qualificate categorie professionali, perché dovevano anche dire la loro qualifica professionale per poter essere accolte. Il governo d'Irlanda, sto parlando della Repubblica, loro non erano ancora una vera Repubblica, comunque, risponde cinicamente che non abbiamo bisogno di queste competenze e rifiutava l'asilo. Erano tanti rifiuti di quel periodo. Quella lettera di richiesta, io ricordo il custode del piccolo museo ebraico che ci faceva vedere, ci illustrava questa lettera, e con tutto, quasi con il cuore in gola ancora ogni volta che raccontava questa storia, no? con grande emozione diceva: vedete, hanno risposto, non abbiamo bisogno di quelle competenze, non abbiamo bisogno, si diceva. La lettera di richiesta di asilo portava la firma di Isaac Herzog, rabbino capo in Palestina in quegli anni, era stato rabbino capo in Irlanda, e poi diventerà il presidente dello Stato di Israele dall'83 al 93. E Herzog, presidente di Israele, andrà ad inaugurare nell'85 il piccolo museo ebraico con quella lettera in cui gli irlandesi rifiutarono l'accoglienza a sé,
richiedenti asilo ebrei perché non c'era posto. Ora noi, quando ascoltiamo queste storie, ci sembra impossibile che siano accadute, ma oggi, e qui da noi in Trentino, come in altre regioni italiane, troviamo l'ostilità e l'opposizione ad accogliere in taluni paesi, in taluni alcune cittadine, 5, 10, 15, 20 rifugiati. Allora, non c'è molta differenza. E a volte, se non scappano dalla Germania, dall'Austria, dall'Italia, però scappano dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalla Siria, dall'Eritrea, che è un lager a cielo aperto. Voi sapete che i dati dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, che sono stati evocati stamattina, ci ricordano che nel 2014 ci sono stati 59,5 milioni di profughi, 14 milioni in più che nel 2014, quindi con un aumento esponenziale. Di questi una quarantina di milioni sono profughi interni, e altri 19 milioni in altri paesi e circa 2 milioni di richiedenti asilo nei vari paesi. Da dove vengono questi rifugiati? Vengono dalla Siria, in ordine, dall'Afghanistan. L'Afghanistan in questi ultimi 35-40 anni, i nostri due ospiti sono afghana, di origine afghana, è sempre stato in cima a questa funesta classifica di rifugiati. Sempre. E solo negli ultimi anni la Siria ha preso il primo posto, perché, come si ricordava stamattina, la guerra in Siria, che dura da 4 anni, su 20 milioni di abitanti ha già fatto 10 milioni di profughi circa, di cui presso poco la metà rifugiati all'interno della Siria e l'altra metà che vanno negli altri paesi. Poi abbiamo dall'Afghanistan 2,5 milioni, dalla Somalia più di 1 milione, dal Sudan 650.000, dal Sud Sudan altri 600.000, dalla Repubblica Democratica del Congo 500.000, dal Myanmar 479.000, dalla Repubblica Centrafricana, di cui nessuno parla, che è dilaniata da una guerra, altri 400.000, dall'Iraq 370.000 e dall'Eritrea 363.000. Questi sono i primi 10 paesi da dove fuggono quelli che chiamiamo rifugiati, che poi sono i profughi, che poi diventano richiedenti asilo in un determinato paese e che si sono riconosciuti come con lo status di perseguitati, ottengono lo status di rifugiati. Però dove vengono accolti? Noi abbiamo sempre l'idea dell'invasione d'Europa. In realtà in Europa, nei paesi del nord, arriva solo una goccia di questi. Perché l'86% di questi 59 milioni di rifugiati vengono accolti nei paesi poveri del sud del mondo. Non vengono. Quali sono i paesi che accolgono di più? Questo ci aiuta anche a capire la dimensione mondiale del problema e anche capire come l'Europa e il nostro paese, con i suoi 170.000 lo scorso anno di richiedenti e i suoi 70.000 che sono rimasti, e con i suoi 100.000 che sono arrivati quest'anno all'altro giorno e che alla fine dell'anno le stime fanno montare su per giù la cifra dello scorso anno, ma poi, come abbiamo detto, una buona parte se ne andranno. Vediamo quali sono i paesi che accolgono di più, per capire bene anche come noi italiani, come noi europei ci collochiamo dentro questo cataclisma che non ha paragoni, se non ritornando alla Seconda Guerra Mondiale, in altre condizioni. Lo stesso rapporto delle Nazioni Unite ci ricorda che le dimensioni di profughi ci dicono che sono una nazione in viaggio,
grande come l'Italia. La Turchia ospita 1,5 milioni di rifugiati, questi sono i dati ufficiali delle Nazioni Unite. Il Pakistan, secondo, altro 1,5 milioni. Il Libano, 1,150,000, su poco più di 4 milioni di abitanti. Noi abbiamo una densità di accoglienza di richiedenti asilo di 1 su 1,000. Il Libano ne ha 232 su 1,000. I campi profughi del Libano, la presenza dei profughi in Libano, voi capite che è impressionante da questo punto di vista. E noi parliamo di invasione. Poi c'è l'Iran, che accoglie quasi 1 milione di profughi. Poi c'è l'Etiopia, paese non certo ricchissimo, ma che accoglie 650,000 profughi. La Giordania, 650,000 profughi, quasi 90 su 1,000 abitanti. Il Kenya, il Ciad, l'Uganda e infine la Cina. Tra i primi 10 paesi non troviamo nessun paese europeo, non troviamo gli Stati Uniti, non troviamo la Russia che accoglie una parte dei rifugiati da Ucraina o da altri paesi. Quindi l'86% dei rifugiati nel mondo sono accolti in questi paesi che, come potete capire, sono paesi che certamente non sono ricchi, alcuni di loro sono anche poveri, e spesso in questi paesi ci sono questi immensi campi di profughi di 100,000, 150,000, 200,000 profughi, dove ci sono già generazioni di persone, di giovani, di bambini che sono nate, sono cresciute e vivranno lì. Questo ci aiuta a capire le dimensioni del problema. Nel 2014 in Italia, sui 170,000 che sono arrivati, la metà di loro provenivano o dalla Siria o dall'Eritrea. 40,000 dalla Siria, che poi se ne sono andati a Corea Nord, e 34,000 dall'Eritrea. Gli altri provenivano dal Mali, dalla Nigeria, in ordine di consistenza, Gambia, Palestina, Somalia, Senegal, Bangladesh e altre. Ecco, questo è il quadro un pochino della situazione mondiale all'interno del quale si colloca anche la presenza dei rifugiati, la presenza dei rifugiati nel nostro paese. Io volevo toccare brevemente due altri aspetti, poi avremo modo magari di parlarne anche domani, ma siccome non se ne parla mai abbastanza, allora, una è la questione demografica. Già questa mattina Michele Nicoletti ha accennato alla questione di attualità della Germania. Ieri Merkel ha detto: noi siamo disposti ad accogliere tutti i profughi ebrei. Voi sapete già che la Germania accoglie il triplo di rifugiati dell'Italia, ha progetti di integrazione dei rifugiati molto più collaudati dei nostri. La Germania però è anche perfettamente consapevole di essere in presenza di un calo demografico di enormi proporzioni. Il tasso di natalità in Germania dell'8,1-8,2%, che è più o meno di quasi 5 punti rispetto alla Francia e all'Inghilterra, che hanno una storia di migrazione molto più lunga e molto più consolidata, ma è leggermente inferiore a quello dell'Italia, che è attorno al 9 per 1,000, no? questo tasso di natalità. La Germania è consapevole che nel giro dei 50 anni ci saranno 15 milioni di persone in meno se non accoglierà immigrati giovani che colmeranno le vuote. Ma non è che l'Italia si trovi in una situazione molto diversa, perché nel 2014 in Italia sono nati solo 509,000 persone che, come ci ricorda un articolo del Corriere della Sera del febbraio scorso, non ce ne sono mai state così poche dall'Unità d'Italia. Questo articolo esordiva dicendo: lentamente muore l'Italia.
lentamente muore l'Italia. Un rapporto dell'ONU di poche settimane fa ci diceva: gli italiani sono un gruppo etnico in via di estinzione. Quindi il tasso di natalità in Italia, assieme a quello della Germania e del Giappone, è tra i più bassi del mondo, e se non ci saranno nuovi arrivi, la situazione sarà preoccupante da tanti punti di vista, dall'equilibrio sociale, dalla presenza di giovani, da un mondo equilibrato dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della previdenza, dell'assistenza, del welfare, tutta una serie di fenomeni che, di cui possiamo capire l'entità. Ora, la presenza di giovani stranieri, perché la metà dei rifugiati, di questi 60 milioni, sono persone che hanno meno di 18 anni, la metà. Quindi si tratta di persone giovani che si spostano nel mondo e che portano gioventù, almeno nelle nostre società, vecchie, e che tendono ad invecchiare sempre di più. Quindi la Germania ha una disponibilità all'accoglienza perché ha compreso che dell'immigrazione, ancorché di rifugiati, ancorché quindi un'immigrazione anche forzata, e anche con risvolti drammatici, ha bisogno per tenere in piedi una società. L'altro aspetto, non mi soffermo più di tanto, però è l'aspetto economico. Ormai la presenza, il ruolo economico degli emigranti nel nostro paese è significativo. La Fondazione Leone Moresa ci diceva che l'8,8% del PIL nazionale è prodotto da immigrati, quindi da aziende, da società, da immigrati. E con un avanzo positivo di 4 miliardi di euro rispetto a quanto lo Stato spende, quanto lo Stato riceve da queste attività. Quindi un apporto economico di tutto rilievo, 9% quasi del prodotto interno lordo. Questo per dire, e per introdurre anche e dare la parola a Soela, come la presenza di rifugiati che poi diventano immigrati, che poi si inseriscono nel nostro paese, al di là dei problemi che questa presenza si trova a dover affrontare, a volte problemi di disorganizzazione, di non riconoscimento di taluni diritti, di ostacoli burocratici, di ostacoli politici, ci mettiamo anche i seminatori di odio e di inimicizia, ma al di là di tutte queste difficoltà, poi è una presenza destinata a dare un apporto positivo e fondamentale alla nostra società, di cui noi oggi non abbiamo la piena consapevolezza, ma che noi coglieremo la sua piena portata, questo fenomeno, tra qualche anno e tra qualche decennio. Quindi sia da un punto di vista demografico che da un punto di vista economico, che anche dal punto di vista dell'apporto di invenzione, di nuove culture, di motivazioni, di talenti artistici, questa presenza ci può portare. E con questo introduco e do la parola a Soela e a Razzi Moebi, questi registi che da anni sono qui in Italia, ci racconteranno la loro storia, ci racconteranno anche questa loro esperienza di registi, questa loro presenza a Venezia, questo loro filmato che porteranno alla Mostra del Cinema, queste loro difficoltà, ma anche anche l'accoglienza che hanno ricevuto, anche le opportunità che hanno avuto per sviluppare le loro qualità e i loro talenti. A te, Soela. Se riesco a passare trailer, posso passare. Se spengiamo luce. Thank you.
Soprattutto questo è stato, se non si può. Se non, non importa tanto. Non importa tanto, è soltanto per capire. Posso spegnere le luci da qua, spegnere da là. Eccolo. Buon pomeriggio a tutti e trailer, sì. Questo sì. Ah, certo. Sì, sì, sì. Una voce bassa. No, basta, sono un po' vicino. Okay, va bene. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Suina e sono contenta di essere di nuovo qui. L'anno scorso sono stata qui per un giorno, poi sono intervenuta brevemente, sono veramente, penso che è una bella occasione per parlare, anche se molto, si sente? No, no, parlagli più vicino. No, proprio qua. No, no, va. L'ha spento? Forse non ha battuto. No, l'ha spento? L'ha spento, ho toccato, faccio parlare. Ok, si sente? Sì. Comunque penso che è una bella occasione, grazie veramente tanto per l'invito, grazie a Maria Alcona che non c'è, però sempre la sua presenza, Fabio. E poi è difficile parlare dopo l'intervento molto profondo di Vincenzo, che ha proprio descritto la situazione con le cifre, con anche molta umanità e con la molto presenza. Allora, quello che avete visto è il trailer del film, non è tutto film, e si chiama Cittadini del Nulla, e forse il titolo del film in sé è un manifesto. Razi è regista e lascio questa parte parlare di Razi. Io prima che iniziamo a parlare stavo parlando con Vincenzo e Gea e dicevo che io e Razi sempre ci troviamo in una situazione paradossale quando dobbiamo parlare con il pubblico. Noi siamo in Italia da più di 7 anni e facciamo il nostro lavoro, che non è solo il nostro lavoro, anche il nostro modo di vivere il cinema, e facciamo sempre film che trattano tematiche sui immigrati e rifugiati. Allora, raccontando le sofferenze, allora sono le figlie delle luci. Però quando dobbiamo parlare, noi normalmente ci dobbiamo confrontare con le persone che già ci pensiamo molto vicini. Noi dobbiamo denunciare le persone che forse già sanno. E questo è difficile. Questo paradossale è proprio un lato, un patto del nostro lavoro. Italia comunque è un paese su questo tema ancora molto paradossale. Quando Vincenzo parlava di questo museo ebraico a Linganga, io mi sono ricordato una parte del bellissimo libro di Hannah Arendt, che secondo me deve essere sempre letto, La banalità del male. Quando lei scrive che, quando sto parlando comunque per chi ha letto, penso che la maggior parte di voi, descrive come mai è successo a Scholz. Parla del processo di Eichmann. Italia era alleato della Germania,
Italia non c'erano campi di concentramento. E Anna rete Siria, che in quella, Siria come i vari stati sono stati confrontati con la Germania, con la politica di campi di concentramento, eccetera. Quando Siria e Danimarca, il fatto che loro hanno rifiutato di subordinare la politica tedesca nazista, che era una decisione politica. In Italia non fare campi di concentramento era una situazione culturale, gli italiani non potevano permetterci. Questo è un lato dell'Italia che è accogliente, gli italiani sono belli, sono gentili, però dall'altra parte noi abbiamo un sacco di problemi che si può dividere in due, problemi di rifugiati politici, nel senso dopo aver ottenuto lo stato di rifugiato politico, e problemi di richiedenti asilo. Io non so che domani insegnare da cosa parlare, per questo spero che voi intervenite così possiamo poi indirizzare di più. Noi siamo rifugiati politici dal 2008, ci sono una marea di problemi che si può anche risolvere molti di loro con semplici regolamenti governativi, con le normative che sono le decisioni politiche. E stavo parlando durante il pranzo con due amici che ci siamo ritrovati là, e io, Raisi, in questi 7 anni, veramente non capiamo il perché non c'è la volontà politica per risolvere certi problemi. Quali sono? In Italia ancora, adesso siamo nel 2015, ho passato oltre 60 anni della firma della Convenzione di Ginevra, non c'è una legge organica nella materia dei rifugiati politici. In Italia il procedimento di ottenimento della cittadinanza per i rifugiati politici è molto lungo, e comunque per l'ottenimento della cittadinanza è lungo anche per i rifugiati politici. E ci sono i criteri con l'attuale situazione, crisi economica, sono irraggiungibili. Allora, un rifugiato politico non potrebbe mai diventare un attore sociale, una parte attiva della società. Allora, se anche sia regista o politico o un potenziale presidente di un paese, non riesce mai a essere, deve andare oltre, deve andare in paese. E noi siamo rifugiati, siamo registi. Stavo parlando anche con Gea prima, noi abbiamo un passaporto che non è il nostro passaporto, è il passaporto di oltre 60.000 o 70.000, non so adesso quanti sono arrivati, rifugiati politici in Italia. E, signori, è un documento, il nostro passaporto. Noi quando chiediamo asilo politico e otteniamo, dobbiamo lasciare il nostro passaporto originale alla questura. E in ritorno dobbiamo, per la legge italiana, per la Costituzione, dobbiamo ricevere un passaporto che abbia che sia equa, che ha stessi valori giuridici con un passaporto italiano. Però il nostro passaporto è un documento grigio e scritto a mano con una penna blu, priva di ogni senso elettronico. Nel mio passaporto, in fronte di altezza, è scritto "vedi foto". Quando noi facciamo vedere questo passaporto nelle ambasciate, perché dobbiamo viaggiare, perché siamo per il nostro lavoro, sembra qualcosa di presa in giro, ma prima domanda classica che io e Rasi aspettiamo di sentire è questo: cos'è? Che cos'è? What is it? Che cos'è questo? Però è la Repubblica Italiana. E Rasi, quando va al Festival di Russia e vince un premio per l'Italia, e alza la bandiera italiana, è produttore italiano, tutti che hanno partecipato al film sono italiani, io ho un bambino che parla la lingua italiana. Allora, questi sono le problemi che non sono le problemi di lei che state guardando me, che o sono i miei colleghi o il produttore. È un problema politica, non capisco perché non c'è la voglia, non capisco perché non c'è la volontà politica per risolverlo. E quando parliamo con i politici, parlamentari, senatori,
Molte persone non sanno, anche con la buona volontà. E parlo di un altro paradosso che poi lascio parola a Rasi, è l'emergenza. L'emergenza nella casa dei rifugiati politici è molto paradossale. Perché? Perché se parliamo che adesso si può parlare della legge organica, per favore? Adesso si può parlare, per favore, del regolamento che regola i nostri documenti, che si parla dell'accoglienza, che si parla di integrazione in un modo sistematico? No, adesso non c'è possibilità, perché ci sono altre priorità. Perché c'è crisi economica, giustamente. Perché c'è disoccupazione, giustamente. Perché sono gli asili in crisi, non possiamo adesso occupare le aule del Parlamento per parlare di legge organica dei rifugiati politici. Però nella stessa cosa, tutte le cose che vengono regolate in questione dei rifugiati politici immigrati sono frutti di legge nelle situazioni di emergenza. Sono decreti legge, poi come si chiamava questa parola fantastica? Che comunque esercitasse, poi ogni emergenza crea un'altra emergenza, ogni emergenza crea un'altra emergenza, ci sono i decreti legge 80 giorni, rinnova, cioè siamo sempre in questa circostanza. Cosa comporta questa situazione? Comporta il fatto che l'Italia non riesce o non ha potenzialità di accogliere i rifugiati politici qualificati. E questo è grave. E questo non è, cioè per me l'umanità vuol dire tutti che abitiamo nella pianeta Terra. Per me italiano, iraniano, afghano, chi soffre poi questa sofferenza, ecco, non è che soffriamo da soli, cioè se mi avvicino di casa Eritrea soffre, io sono italiano, iraniano, soffre. E per questo che Vincenzo, come spiegava, ci sono arrivati 170 miliardi richiedere questo no, andate tutti via, però dobbiamo anche fare, cioè, perché vanno via? Noi abbiamo fatto recentemente un giro dell'Europa, abbiamo fatto 7.000 chilometri, tu entri nella frontiera dell'Italia, senti la morbidezza di questa terra, caffè è buono qua, la gente è gentile, tu senti la cultura, tu senti un altro tipo di essere. Allora perché non deve accogliere i medici, gli ingegneri, artisti, stilisti, giornalisti siriani, afghani? Perché non deve essere mai il centro del mondo? Ecco. Grazie. Prendere la parola tu. Funziona. Saluti a tutti. Non si sente? Accendi sotto. Sì, adesso funziona. Sì. Anche questo si fa. Basta non spegnere. Saluti a tutti. In realtà non vorrei parlare tanto, perché non ho novità da dire. Non è che io non ho novità da dire. Noi ne abbiamo novità da dire, perché semplicemente non eravamo in crisi mondiale, per quello che non pensiamo, abbiamo perso capacità di pensare e poi è conseguenza di crisi di pensare e poi diciamo crisi di economica monetaria, ma comunque il titolo il momento di scelta non violenta, rischio di rischiare la pace, mi fa pensare a domandarmi: com'è possibile
avere un mondo privo di violenza. E essere capace a godere, a prendere gioia dalla scelta non violenta. Ma come penso? Perché io sto studiando nell'ultima recente 100 anni di essere umano. Mi sto cercando e quale scelta violente o non violente essere uomo hanno scelto e questa ultima 100 anni che noi ancora siamo in effetto di questa scelta. Ma comincio con prima guerra mondiale, grande guerra, e nuova esperienza di essere uomo, che già non aveva questa esperienza, ma contempla con seconda guerra mondiale. Un giorno per giorno è calda di più e forno di questa guerra mondiale e poi finisce in guerra fredda. Ma un po' di guerra fredda diventa freddo e questa forma di guerra mondiale. Perché? Fino adesso, fin quel momento, è minaccia e il mondo è guerra mondiale. Perché? Perché l'uomo a questi 100 anni voleva dare ordine al mondo. Adesso noi avevamo due mondi. È possibile essere privi del violento, ma con significati diversi, con aspettative diverse. Avere un mondo ordinato privo di violenza soltanto nel forme della guerra. È un altro mondo pacifico, privo di violenza di tutte le sue forme, che a questo essere uomo non è capace ancora collettivamente a capirlo. Forse individualmente qualcuno è capace a capirlo. Ma il mondo ordinato, il mondo ordinato, e c'è differenza tra ordine e pace. Il mondo ordinato è regolato, regolarizzato, e ordine viene dall'alto, dall'estero, e con la forza a quel mondo dire capace, dire pace, è come che noi diciamo tavolo rondo, ritondo a questa tavola rettangolare. Allora, questo mondo non vuole pace perché non lo capisce, non è capace di capirlo. Quel mondo ci vuole trigua. Ma noi non abbiamo di tutto il mondo politicamente un'associazione che si occupa a trigua mondiale. Perché è possibile? Ma ognuno di città piccole e grandi avevamo decine di uffici, associazioni e tutte quelle, pace mondiale. Forum del pace. Abbiamo delle forum di pace. Perché non è possibile? Perché non sappiamo? Non siamo capaci a capirlo. È così. Ma dopo la guerra è così, abbiamo. E questo mondo ordinato è stato costruito di stati. Il rapporto tra questi stati e crea
è il modo, modalità di questa ordine e che viene rapporto di, emerge amicizia e nemici tra i paesi, il rapporto di amici e nemici è ordine di questo mondo che ha il potere a questo rapporto. È per quello che si minaccia guerra mondiale. Guerra mondiale significa guerra tra gli stati, ma con guerra ferita. E finisce e diventa ferita questo discorso, perché il senso del rapporto tra gli stati è cambiato. Fino adesso noi abbiamo vissuto, abbiamo come esperienza guerra tra stati, guerra mondiale. E guerra, e poi comincia guerra nel un stato, tra etnie, religioni e partiti politici con interessi mondiali. È soltanto che il trince cambia, ma vero che continuità di guerra mondiale, noi prima guerra mondiale non è prima, è guerra mondiale, ancora secondo non ho cominciato, noi siamo in guerra mondiale ancora, ma un po' basso, un po' alta, un po' cambia e trincia, e amici, amici, è questo che cambia. Per esempio, la guerra adesso, anche guerra freddo in Afghanistan, era guerra caldo. Per me è guerra caldo. Da questo angolo che vedevo io e percepivo io il mondo, era guerra caldo. Ma forse a questo angolo lontano che voi vedete, un po' freddo, certamente sì. Sono un po' lontano del forno e il forno sembrava caldo, freddo. È così, ma è questo guerra, anche questo guerra tra gli stati non è che soltanto tutto negativo, anche c'era delle positività, è fatto, è emerso e trigua un po' lungo in continente dell'Europa. E questa, voi dite pace, ma io vedo tregua, ma un po' lungo, è bello, è tregua, perché soltanto questa tregua, questa non c'è guerra, violenza non c'è soltanto nel forma di guerra, ma in altre forme c'è. Ma decisione dell'Europa verso la Grecia un mese fa, questo non è violenza, ma non è guerra certamente, perché è credibile. Ma e questa è l'altra che diciamo è guerra civile, e questo è prodotto tra i paesi democratici, non è soltanto Europa. E tutti i paesi democratici non hanno diritto di fare guerra, ma hanno diritto di fare guerra con i paesi non democratici. Perché? Perché se non hanno continuità, è questa l'esperienza. Ma adesso il gioco totalmente sta cambiando. Adesso non minaccia il mondo guerra mondiale, è questo mondo ordinato. Questo mondo ordinato è adesso minaccia di disordinare mondiale. Disordinazione. Disordinazione mondiale, non è di guerra mondiale, disordinazione mondiale, è guerra umana, guerra tra individui per piccoli motivi, per il bisogno primario tra le persone o piccole gruppi. E perché è questo sistema creato, questo mondo ordinato, è creato tanti emarginati stranieri. E questi stranieri
emarginati e mettono in disordine questo mondo. Perché? Perché mettere in disordine è costa di meno. Costa di meno. Una persona viene a Parigi, con 1, 2, 3 persone e fa una cosa, fa un effetto e si guadagna a suo punto di vista, verso il suo obiettivo. Non è paragonabile, ma mettere in ordine a questo sistema è input, costa tante volte più di output. E questo non funziona. E questo è minaccia. Ma è questo che input costa di più di output e significa una situazione non più, non ancora. E situazione non più, non ancora. Non più perché è nostri paradigmi prima e non precedente non funziona più. Ma è quello nuovo, non ce l'abbiamo. Ma scientificamente, perché il nostro conoscente adesso è scientifico, se no non accettiamo. Scientificamente, se una teoria non funziona, se non abbiamo un'altra teoria, siamo costretti a andare avanti con questo che non funziona, anche se sappiamo che non è giusto. È così, questa è la situazione, non più, non ancora. È per quello che io sto dicendo che io non ho una novità da dire, non voglio parlare, è il momento di pensare. E a questo modo non significa cercare pace, a dire di pace, fare discorso su pace, è fare discorso su Tirigva mondiale. Noi ancora non abbiamo un giorno come esperienza di Tirigva mondiale. E come possiamo parlare di pace? Ancora ce l'abbiamo clandestini su terra e usiamo del fine sfrenato in Europa, che si dice, anche è vero che si dice, che ha un'esperienza culturale molto alta, perché ha pagato tanto. Non è che è arrivato così da notte dormito e da mattina è diventato Europa. È pagato tantissimo per arrivare a questo livello. A questo livello ancora ci sono predestinati. E poi ci sono clandestini. Clandestini di cosa? Di terra? E da dove vengono? E tutti noi siamo usciti da terra. E come possiamo dire di pace? Non abbiamo bisogno di pace. E essere uomo, se ha bisogno di qualcosa, e lo pensa, e poi lo capisce, e poi trova soluzioni, certamente. E per noi non abbiamo bisogno, perché non abbiamo soluzioni, perché non sappiamo, ma la tregua lo sappiamo, ma non lo facciamo. Mi fermo qui e spero che facciamo un discorso su tregua mondiale, non è su pace, perché è possibile, ma lontano. Grazie Razzi. Allora adesso la parola a Jess Chirò, deputata del PD, che ha anche un incarico europeo, quindi ci dirà anche qualcosa dal punto di vista dell'Europa. Grazie Enzo, buonasera. E, essendo l'ultima, mi sento molto responsabile perché è stata una giornata molto importante e variegata e intensa. E, permettetemi, voglio dire una cosa, dopo passeremo ai temi tecnici europei, però davvero oggi abbiamo dato una dimostrazione
peccato che siamo pochi e non migliaia, che si può parlare di cultura, fare cultura parlando di diritti, parlando di migranti, parlando di rifugiati politici, ed è quello il dibattito negato che per ora appunto non esiste in Italia, il vero dibattito che unisca tutti i tasselli della politica, come qualcuno vedeva stamattina e anche Guido Forbicone sottolineava, e della società, del lavoro e della cultura e della migrazione come ricchezza. Davvero nell'affrontare queste cose a volte proprio avevo preparato un testo, adesso così ho qualche appunto in realtà, perché dopo il dibattito di stamattina sarebbe sciocco non cercare di continuare a dialogare con tutti gli amici che mi hanno preceduta. Mi sono sentita molto in colpa, a volte sembriamo come i falsi profeti di Dante, no? Che camminano una volta all'indietro e le lacrime scendono tra le scapole, per cui guardiamo il vecchio e non cerchiamo di guardare, come dicevo oggi a tavola Alessandro Politi, oltre la collina, cioè, perché di fronte a un grande problema ci vogliono problemi, soluzioni nuove senz'altro, e forse anche un punto di vista nuovo, quello che veniva chiamato quando andavamo al liceo lo sguardo di Apollo, lo sguardo laterale, no? Che ti permette di vedere oltre la fissità della cosa conosciuta, di vedere, di guardare e per riuscire a vedere da un punto di vista nuovo. Complimenti, non so chi abbia scelto, forse Sara, l'exergo della, scusate, di questa riunione col verso di Malala, che l'avevo segnato, che diceva, così era, abbiamo capito l'importanza di penne e libri quando abbiamo visto i cannoni, che è una cosa detta da una bambina di 18 anni che ha passato e superato non so, insomma, che vive la vita di Malala, è commovente e non poteva essere più adatta alla nostra giornata. Pensavo oggi, me lo sono appuntato salendo anche a Nahmato, cioè i versi nascono dell'immondizia, né le radici della prosa sono più nobili, e così anche la cultura nel senso della, ecco, due registi che sono arrivati, sono rifugiati politici, ma la verità, pensavo alle grandi migrazioni, pensiamo anche al grande evoluzionismo umano, ma è tutto frutto di una migrazione, non solo quello agricolo, ma anche quello umano, il cambiamento, cioè quello che ci rende più umani è proprio esattamente quello di cui abbiamo paura. Il cambiamento, il mischiarsi, lo stare insieme, il mutare i nostri geni, oggi sia Michele che Enzo poco fa ricordavano i dati demografici, e mi sono ricordata che qua in un convegno qualche giorno fa con l'Imes mi ero presa dei dati demografici perché mi avevano fatto paura, anche per un semplice motivo, perché avevo detto, guardiamo che c'è la Cina in forte depauperamento, tant'è che appunto perché culturalmente nulla è slegato e forse ci vogliono delle politiche attive più sensate, poi tornerò anche alle domande che poneva Sueli a questo proposito. Non è casuale che da poco sia la vigilia del grande crack, riflettiamo, sia stata varata ad esempio la legge che permette di avere due figli, sempre i figli di genitori unici, perché per generare un mercato interno, perché da qui al 2025 ad esempio è previsto un decremento del 10% della popolazione cinese, con un'enorme previsione di quindi continuo abbassamento, perché non possono vivere di esportazioni cinesi nel mondo, né loro possono continuare a vivere così e devono nutrire un mercato interno. Lo stesso adesso è un motivo molto triviale, però a volte dobbiamo toccare anche il triviale per cercare poi di orientarci nell'umano. Stamattina qualcuno ha posto il problema, parliamo di finanza, di economia. Ho notato che un amico e collega, Michele Nicoletti, non se l'è sentita di negare, perché la nostra esperienza ci ha insegnato quanto il pratico governi i rapporti umani in purtroppo è politica, la distribuzione sociale e quello che si può fare attraverso dei gesti pratici. Ma tornando all'incremento demografico, vi volevo dire, ad esempio, poco fa
Italia riguardava la Nigeria, da qui al 2050 avrà un incremento dell'80%, 290 milioni, l'Etiopia del 52,8%, India, Bangladesh, cioè gli unici a depauperarsi, la Russia perderà molto, cioè dei paesi tecnologicamente avanzati e ricchi, tutta quella fascia si impoverirà di popolazione e tutte delle fasce in grande fermento e sviluppo triplicheranno, se non quadruplicheranno, la loro popolazione. E questa sarà l'onda d'urto di quello che noi adesso stiamo rifiutando con sufficienza, purtroppo, avendo anche tante cose da fare, a volte il pensiero è nubilato, io non sopporto più, mi è capitato troppo spesso ultimamente di avere a che fare con i leghisti e la povertà del linguaggio e la povertà anche del linguaggio giornalistico, per cui tutto viene omologato in una catena di clandestino con una semplificazione in cui già c'è un pensiero semplificato nel pensare solo al problema immediato, cioè in fin dei conti viviamo del commento, non del problema vero, commentiamo il problema e cerchiamo di trovarlo, mentre ci sono dei drammi umani terribili. Ma queste migrazioni che noi stiamo vivendo in questo momento, e mi rifiuto di dire subendo, perché se noi usiamo, come fa Enzo, mi è venuto in mente, ha usato la parola cataclisma. Sì, è un cataclisma forse politico, ma non possiamo e non dobbiamo cedere a vivere l'incontro con gli altri, con altre persone che hanno bisogno di aiuto, con parole negative, perché altrimenti facciamo il gioco del leghista. Dobbiamo ostinarci, lottare e protestare finché non si trovino e non si troveranno politiche attive, però è utili, perché su questo noi abbiamo degli enormi ritardi, non solo ritardi, ma da poco fa Soela parlava dei problemi del passaporto, eccetera, eccetera, e problemi reali, perché sono un rallentamento alla sua vita, allo sviluppo, al fatto che lei possa vivere e lavorare di più, migliorare, far girare l'economia italiana più di quanto già faccia per certi versi, no? E fa parte un po' dell'animo italico il creare a mulino e iter quando non c'è una soluzione chiara, intanto si rimanda e si ritarda. Beh, questo però, se ci pensate, e ve lo dico anche da siciliana in parte, come dire, il ritardo è l'altra faccia della corruzione. Perché? Perché o lo è stato, proprio spero bene, insomma, lo dico, non mi sento colpevole di quanto corrotta, e nemmeno spero non corruttibile, però sicuramente dobbiamo riconoscere, non dire non va bene la burocrazia, no, la burocrazia lenta che non funziona, che non offre delle soluzioni e non risolve il problema dei cittadini è l'altra faccia della corruzione. Perché? Perché la paura dell'amministratore nel risolvere un problema che potrebbe innestare altre richieste, altri giri, e non capendo che cosa sta succedendo, non avendo indicazioni, questa è la colpa amministrativa e legislativa, si non affronta il problema. Però davvero ritardare, come sono 50.000 i passaporti così in giro per l'Italia, è una colpa gravissima. Ma questa davvero a me fa molta impressione. Noi ci continuiamo a pensare anche, e lì ribadisco che ci sono da un lato le colpe dell'informazione e quelle della politica, ma a tutti i livelli. Posso dire adesso, dopo 2 anni e mezzo, che spesso sicuramente da qualche parte c'è della grossa malafede con affari e roba che io non tocco, quindi pure lì posso dire non tocco nulla, non tocco cose per cui mi possa sentire testimone o cattiva legislatora, perché non mi occupo di cose che riguardino troppi danari, troppe distribuzioni, quello che il mio potere ho sempre vigilato. Però sicuramente una poca riflessione generale, un malcontento comune, un disamore, si è rotto quello che nel dopoguerra
quello che era la vecchia edilizia scolastica vituperata quando eravamo giovani e ribelli, era il segno invece di uno Stato che c'era e faceva le scuole dove mancavano. Io ce lo sono dovuta, adesso siamo finiti con le scuole nei sottoscala per certi versi. Quel patto di fiducia fantastico, che è quello che ha il cittadino tedesco nel suo Stato, che gli permette di assimilarne 800.000 in un anno, ecco, è quello che nella Fabbrica Italia si è rotta. La colpa è sicuramente, secondo me, della classe politica, della classe amministrativa, non solo politica. I politici sono stati imbelli, hanno lavorato poco e studiato meno. Io me ne rendo conto questo perché spesso, quando se uno leggesse tutti i documenti e studiasse meglio tutto quanto, potrebbe affrettare un po' il meccanismo. Poi c'è il ganglo che unisce, che è quello del funzionario, che per motivi suoi, per fare una relazione, una cosa, nemmeno non approfondisce, non te lo spiega, però c'è una fascia media di pigrizia che ha davvero creato un danno economico e sociale al paese, perché ha abbassato tutto il livello, sia esso amministrativo che di rapporto con la cittadinanza, e impoverito il paese. Però ed è l'opposto di quello, scusate, sono sfoghi anche un po' personali, quello che sta succedendo in Germania. Oggi i famosi 800.000 che prende all'anno, i 400.000 con la dichiarazione accettata ieri, con la dichiarazione della Presidenta. Adesso la Merkel è passata dalla, proprio parlo per Soldoni grossolanamente, no? Dall'essere la nemica attraverso l'austerità dell'Europa, alla quella che ha coraggio, perché tutto è come se uno personalmente da solo potesse fare questi passaggi, e ne ha presi 400.000. In realtà, e l'ho portato perché se qualcuno che volesse consultarlo l'avevo in camera, e l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è quello il trattato sul trattato di Lisbona che fa le regole del funzionamento, che dice che prevede una procedura legislativa speciale nel caso uno o più stati membri subisca un'enorme pressione. Questo che cosa vuol dire? Poi attraverso la Commissione e il Consiglio c'è questa autorizzazione. Dove sta ad esempio l'efficienza della Germania? Nell'avere diviso e capito perfettamente come da un lato ci sia la politica della redistribuzione degli arrivi e dall'altro del reinsediamento. Ad esempio i nostri amici ormai sono un problema di reinsediamento, nel senso che attraverso il bisogno di documenti e tutto quanto, ma non sono inseriti nel tessuto sociale, e ci dovrebbero essere delle politiche generali, ma compreso ad esempio la scuola del Trentino, che è l'unica regione finora in Italia che applicava il modello duale scolastico, che permetteva una integrazione altissima nel mondo del lavoro, ma non soltanto sociale, era già un passo avanti di fronte al resto dell'Italia. Infatti i numeri che ha detto Enzo, poi sembreranno normali, ma in realtà sono tanto quanto quelli della Sicilia con un'alta scolarizzazione. Scusatemi se sembro poco romantica, ma molto pratica, ma mi interessa, è molto interessante dividere la redistribuzione, che sono i nuovi arrivi, con tutto lo scandalo dei centri di prima accoglienza, tutto quello che leggiamo sui giornali, dal reinsediamento. Cosa che la Germania ha applicato dall'oggi al domani, un regolamento che, tenuto conto che nell'Unione Europea hanno valore, sono leggi, i paesi dell'Europa che ricevono un regolamento devono applicarli come legge, l'altra cosa che spesso, di cui spesso si parla poco. Detto questo, poi ci sono, questa è la famosa agenda europea sulla migrazione, ci sono tutti i pilastri sull'integrazione, eccetera, eccetera. Continua la Commissione in generale, perché c'è stata questa follia dell'allargamento a 28 che fu voluta, ma che in realtà adesso il commissario Avramopoulos non può gestire, che il commissario all'immigrazione, perché noi abbiamo un partenariato cosiddetto orientale che preme sull'Ucraina, con quello che sta succedendo, il partenariato mediterraneo, con quello che sta succedendo, perché abbiamo tutti gli stati che ne fanno parte, a partire dalla Libia, tutti sospesi, e quindi una grande confusione sui ruoli e su chi coordina questa doppia filiera, e
una Europa bloccata senza avere un alto commissario all'immigrazione che regoli e si faccia portatore della revisione, che non è soltanto la revisione di Dublino 3, ma una revisione dei trattati rispetto a, non so, ad esempio a fare una caserma europea con una presenza di militari di caschi blu europei, gli olandesi come li mandavano in Kosovo, perché noi non dimentichiamo che in Kosovo si poté intervenire perché Papa Giovanni Paolo II aveva riconosciuto la Croazia, perché ci vuole per mandato ONU, bisogna riconoscere uno Stato sovrano, e si poté intervenire. Lasciamo perdere che cosa successe ai silenzi dell'ONU proprio a Srebrenica, che Fabio stamattina ricordava. Io all'epoca andai a Tuzla ed è stata una delle cose più brutte della mia vita a cui abbia mai assistito. Però nel gioco europeo ci vuole qualcuno che sappia condurre il gioco. Il punto adesso, e poi spero che appunto, si possa continuare discutendo con una discussione condivisa. Un'altra cosa che mi ero segnata oggi pomeriggio, che a me fa abbastanza impressione, è che queste persone che arrivano da noi, anche i nostri amici qui presenti, suppongo i motivi siano gli stessi, se fuggono da una tirannia, cioè è un problema nostro di valutazione, fuggono da una tirannia, da poca democrazia, da una guerra, adesso usiamo tutta la retorica che vogliamo, fuggono da questo in cerca di una democrazia che loro idealmente ci attribuiscono. E che noi davvero ho bisogno di questi dibattiti, nel senso di questo stallo morale anche, non nascondiamoci dietro un dito e pratico fortissimo e questa forte contrapposizione sociale, perché c'è davvero una parte della società, c'è una rivoluzione fredda con una parte di sans-culottes non violenti, ma che anche compresi leghisti e grillini ci mettono, che creano una vera contrapposizione sociale. Non siamo stati, veniamo qua come esempio, vengono qui come esempio di democrazia, e noi non siamo stati in grado di riempire di significato né la parola democrazia né le risposte adeguate che avremmo e dovremmo dare. Questa è una cosa che infatti me l'ero segnato, perché davvero ci tenevo molto e spero che si possa fare una riflessione condivisa, perché loro possono apprezzare la democrazia perché conoscono la vita precedente, e noi ci limitiamo a un commento, forse questo è un problema che pongo con me stessa, ne ho parlato con alcuni amici prima, e forse anche nel linguaggio verso gli altri, perché tante persone sono stanche, hanno problemi, sono esasperati, dovremmo anche semplificare il nostro linguaggio. Io non ho delle soluzioni, ma sicuramente vedo molto il problema, riconosco l'esule e il migrante e lo vedo come Broschi, il grande poeta, cioè questi sono tutti esuli, sono tutti profughi, sono persone, sono stati il sale della terra, Cadarei, e non parliamo di Abramo, Mosè, ma cioè, gente che da una parte è andata dall'altra e ha cambiato il mondo. Ma stiamo scherzando che li viviamo come un problema e non come con la gioia di una ricchezza condivisa. Detto questo, da italiana, noi abbiamo subito la riforma del regionalismo leghista, perché non dimentichiamo che la riforma del titolo V è stata una riforma leghista, il cui unico effetto è stato quello di aumentare di 200.000 le cariche elettive minori di secondo grado in Italia, cioè 200.000 prebende in più, è una roba da diventare matti. Allora, a questo punto, riconosciamo quello che è stato e lo stato dell'arte, però veramente dobbiamo lavorare tutti insieme, perché questo è il momento per creare il federalismo europeo. Un po' quello che diceva oggi Guido Formigoni, no? Io lo interpreto un po' in modo diverso. Nietzsche proprio diceva in me ho l'Europa, adesso aspetto il contatto.
bellissima frase che era un po' conoscendo gli Stati Uniti, hanno fatto gli Stati Uniti, hanno creato un contraccolpo positivo o negativo, l'esportazione di democrazia, ma in ogni caso se non nessuno di noi credo possa negare totalmente un lato e un valore, una forza che comunque la democrazia americana e l'inclusività della democrazia americana ha rappresentato. Detto so, anche gli svalori, perché non dimentichiamo che dall'uso della tecnologia, il califfato, le cose che ci propone, alla negazione delle università, però il caso più grave è va bene, la cultura, ma è più vicino secondo me l'università di Tunisi, Baidin Khaldun, che poi porta anche il nome dell'inventore della sociologia, e dove tutto sulle insegnanti donne, le insegnanti di psicologia, un insegnante di teologia donna, e un insegnante sufi, gli insegnanti salafiti lo hanno fatto dimettere, lui è andato in un paese del Golfo a lavorare. E qua torniamo al punto di partenza, che forse il califfato ha capito e guarda con più paura di come la guardiamo noi, che il dominio e la relazione stretta con la cultura, che poi è un po' un salafita che insegna psicologia e come il creazionista americano che vuole la guerra, che anche guerra fondaio come mentalità in genere, e davvero sono i lati deteriori e perdenti. Perché non ci poniamo questo problema davvero per poter rifarsi i profeti girare la testa? E questo spero che riusciamo a discutere, perché forse un atteggiamento morale interiore ci dovrebbe accompagnare. Grazie. Grazie a Jessica per questo suo contributo culturale e politico. Fabio, tu vuoi fare una... grazie delle vostre... in qualche modo del vostro racconto, anche della vostra esperienza. Volevo riprendere alcune cose che sono state dette, sottolineando anche una particolarità di Vincenzo, che Vincenzo per alcuni periodi si è messo in coda alle 6 di mattina davanti alla questura di Trento per vedere l'esperienza, per condividere l'esperienza con persone che attendevano il permesso di soggiorno. E prima si diceva che la burocrazia molte volte è nemica. Ecco, probabilmente questo creare emergenza, questa mancata risposta, certe volte anche a problemi molto semplici, no? Che si possono risolvere anche con una certa organizzazione, non voglio dire che è una cosa ricercata, ma senz'altro una cosa per che... Per questo l'ho chiamata corruzione. Sì. E un qualcosa che fa sì che si fa fatica a trovare una soluzione. Naturalmente adesso sentendo anche chi soffia sul fuoco in questi giorni, sia sul tema dei migranti, sia anche su altre situazioni che si vengono a creare, perché ci sono dei temi, dei problemi che vanno comunque affrontati, evidentemente di questa emergenza ci vive e fa sì che in qualche modo diventi anche terreno di consenso elettorale. E quindi senz'altro c'è questa volontà probabilmente da parte di qualcuno di non risolvere, ma il tema vero che volevo qui sottolineare è che l'anno scorso c'era una nostra amica Ornella, non so se ricordi, che segue in particolare l'accoglienza di profughi siriani a Milano, e quest'anno con un gruppo di persone sono partite di buona volontà per andare a Lampedusa, per aiutare, per cercare di vedere, per aiutare. Lei mi ha telefonato due giorni fa, mi dice: guarda, sono dispiaciuta di non venire su alla scuola. Ho detto sì, abbiamo fatto la nostra presenza a Lampedusa, ma queste persone che sono protagonisti di questi sbarchi, una volta che sbarcano vengono chiusi in questi centri, quindi si perde il volto delle persone, perché adesso... Prima si diceva del volto alla burocrazia, ecco, il volto alla burocrazia tante volte si perdono anche i volti delle persone, no? Quando le persone diventano un numero, diventano semplicemente un qualcosa, l'anagrafe che non viene in qualche modo
non diventa oggetto di attenzione, oggetto di in qualche modo anche di compassione. Cioè, è stata una bellissima testimonianza a Palermo della persona che segue il progetto legato al CARA di Catania, che ci raccontava i volti delle persone, ci raccontava le tante storie di cui si veniva a conoscenza. Ecco, rispetto a questo c'è, secondo me, in tutto il tema dei muri che noi erigiamo, c'è anche la distanza dall'altro e l'incapacità di vedere l'altro negli occhi. Quindi, senz'altro ci avete dato delle riflessioni. Io concludo anche qua con l'ultima provocazione, che magari non sarà l'ultima per oggi, ma che voglio rilanciare, che abbiamo ricevuto a Palermo. A Palermo è stata costituita una consulta delle culture, cui partecipano persone e rappresentanti delle persone che sono a vario titolo presenti sul territorio, sono presenti a vario titolo cittadini italiani, persone che hanno chiesto la cittadinanza italiana, persone che non l'hanno chiesta, persone che fanno parte di altre culture, che hanno trovato un meccanismo di rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale, che in qualche modo l'ho assunto come interlocutore. E mi chiedevo se magari questo tema della possibilità di partecipazione attiva delle persone che sono presenti comunque sul territorio, ma che non possono esprimere direttamente o in altre forme le loro idee, il loro, diciamo, anche consenso politico rispetto alle iniziative che vengono fatte che riguardano loro, ecco, se questo non potrebbe diventare anche un ulteriore elemento, un ulteriore passaggio politico, perché alla fine lo status, in questo momento lo status di rifugiato non è più lo status di una persona non conosciuta, è una persona che, come dicevate e sottolineavate voi, diventa a pieno titolo una persona che è sul territorio. Io direi che questo andrebbe anche esteso del tema della Carta di Palermo. Gli stessi diritti civili. E quindi qui ritorniamo un po' a quello che ci diceva anche Michele Nicoletti stamattina, che senz'altro dovrà essere oggetto di approfondimento, ma naturalmente i tempi e i modi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? O? Scusa, io posso fare una domanda, cioè una risposta che è accesa? Sì, una risposta che sia anche una domanda a Gea. Comunque, anche trovandomi in questo discorso, sentendo anche le risposte, mi sento ritrovarmi nello stesso limbo che si trova un rifugiato politico. E una cosa non capisco, e per questo ti chiedo aiuto. Chiedo aiuto a te per capirlo. Tu quando parli che la vera contrapposizione sociale sono le leghisti, io questa cosa non la percepisco. Perché? Perché se io, la vera contrapposizione sociale, sono diventati leghisti. Se voi cercate qualunque cosa che riguarda rifugiati politici in Google, cercate CARE, CARE vuol dire centro di accoglienza richiedenti asilo, cercate rifugiati politici, CARE richiedenti, qualunque parola chiave su rifugiati politici, o prima o seconda, trovate subito Salvini, trovate subito Lega Nord, ok? Allora, non è che loro sono propositivi o hanno un discorso sui rifugiati politici. Purtroppo la parte della sinistra, l'altra parte della politica, non ha un'idea propositiva. Al massimo è un osservatore. Osservatore, va bene, Germania sta facendo una politica che è intelligente, però e noi? Noi cosa stiamo facendo? Perché i leghisti sono così potenti? Perché, ma quanti percentuali di voi italiani avete votato leghisti? Ma non so adesso i sondaggi, non guardo TV, non so, sono 15, spero di meno, però comunque non è che sono tutta l'Italia. Ma quale è il discorso nella quale si può parlare? Che voilà, questo è il discorso della sinistra italiana, quello è il loro programma, questa è la loro idea, questo è il loro paradigma. Non c'è.
Io almeno non ho, perché noi studiamo su questo, cioè è un discorso importante per noi. Tu parti delle volte delle persone. In Trentino, che siamo uno delle territori più sensibili, noi abbiamo Campo di Marco, e quando noi andiamo a vederlo per una settimana io veramente faccio fatica a vivere, perché ricorda che questi sono sotto 45 gradi sotto le tende, e c'è non so chi ha geograficamente presente Campo di Marco, è un rotatorio, delle uscite è chiuso a cancello, e poi puoi entrare con tutte le buone volontà di tutti che lavorano dentro, che sono miei amici italiani, che lo so che vogliono fare bene, però è questa la situazione. Allora, se questo partito politico che stiamo dando noi posto a loro, perché mettiamo loro in contrapposizione all'idea che noi non c'è dentro di noi, perché dobbiamo parlare di Salvini? Perché quale è la paradigma, la nostra idea? Se facciamo un regolamento sulle cose che riguardano i rifugiati politici, se facciamo un programma, se parliamo di una idea, di una paradigma, secondo me possiamo trovare consenso. Abbiamo bisogno di lavorare, possiamo chiedere, possiamo creare sistema. Ma io credo, quando anche Vincenzo ha parlato che i funzionari tedeschi sono 4 volte più, funzionano più, non so che cose del genere, va bene, però in Italia c'è forse un'altra cosa ancora, c'è una sintonia umana, secondo me dobbiamo tirare fuori questo. I tedeschi sono bravi in creare sistema, i tedeschi sono molto bravi a proprio creare macrosistema, microsistema e creare funzionari, però funzionari potrebbe anche diventare Adolf Eichmann, che ha raccontato Hannah Arendt. Però adesso va bene, noi siamo, cioè in Italia siamo diversi, la sinistra italiana, chi pensa diversamente, per favore create un paradigma, chiedete sostegno degli intellettuali. E poi questo per me non è convincente dire che è colpa della media, sì, ma ovvio che c'è una parte, però la media è un po' dietro della politica, un centimetro, non è davanti alla politica. Noi lavoriamo, scusami se il discorso diventa lungo, perché mi sento responsabile in un senso per chi adesso sta passando le frontiere, per chi è in Campo di Marco. Noi Erasi siamo bene, abbiamo gli amici italiani, siamo a Terzo Las, qui c'è sole, c'è caffè, tutto buono. E va bene, comunque il fatto che noi lavoravamo in Afghanistan per i media francesi. La media francese ci chiedeva ogni mese all'inizio, France 24, TV5 e Arte. La media francese all'inizio del mese diceva: Soira Rasi, 3 soggetti mi interessano. Le donne in Borgà, le kamikaze attack, traffico dell'oppio. Qualunque altro reportage che non sia dentro queste 3 categorie non interessava a questi 3. Allora, innanzitutto si può immaginare cosa voi vedete dell'Afghanistan, sono completamente filtrati, come voi vedete delle altre paesi che pensate che adesso tutto è ISIS. Questa è una parte del paese, prima cosa. Secondo, è media, ovviamente è, cioè good news, non news. Purtroppo la miseria è fotogenica, la violenza è fotogenica, è triste, però è così. Però è la politica che potrebbe dare la direzione alla media. Non è che noi possiamo aspettare che quella giornalista, per avere spazi pubblicitari più ampi, invita questo, tra chiumette, aggettivi che si può dare a questo partito politico, per avere più spazi pubblicitari. Però noi non possiamo, se c'è una politica, noi non possiamo essere vittime dei spazi pubblicitari a canale X o Y. Altrimenti ci troviamo un limbo che ce l'ha vittime. E io questo, dico questo e concludo. Che le vittime non siamo solo Erasi e io. Io e Erasi possiamo anche trovare un'altra via. Possiamo anche andare, possiamo anche perdersi, no? Le vittime sono tutti qua, cioè siamo, è come lanciare un sasso nell'acqua.
e vedi la moltiplicazione dei cerchi. Tutto, chi è più vicino, chi è più lontano, il mondo si è collegato. Che politica significa, dal punto di vista filosofico, l'espressione del pensiero condiviso di più persone che idealisticamente ci accomunano e che quindi noi difendiamo, portiamo avanti per costruire quella che dovrebbe essere la democrazia. La democrazia è una parola grande, però parte da piccole cose, e queste piccole cose sono dentro nei pensieri di ogni persona, dove questi piccoli pensieri all'inizio partono egoisticamente. Tanti pensieri egoistici accomunano un'idea grande egoista, che però comunque confluisce in una idea che è comunque politica, può essere, no? Mentre altri hanno altri pensieri. Quindi le nostre problematiche in Italia nascono individualmente dal nostro senso di verità, giustizia, e quindi anche di lealtà verso quello che dovrebbe essere lo Stato, eccetera, eccetera. Ora io ho lavorato all'estero per studiare e io ho dovuto rinunciare perché morivo di fame, perché sono una persona onesta e lavorando, pagandomi l'affitto, il metro, la scuola, eccetera, ero a Londra e sono venuto a casa che pesavo neanche 50 kg. Allora, e ho rinunciato e non ho finito e mi dispiace. Però in inglese si dice to start, I was starving. Allora dico, e lo dico a voi, che comunque quando ero in Inghilterra non avevo tempo di interessarmi in politica, però sapevo cosa vuole dire progressista, o democratico, progressista, oppure un repubblicano, no? Perché anche in ogni posto del mondo che si va bisogna anche capire da dove si è e a chi rivolgersi. Perché se noi, come un cantante italiano dice, al diavolo non si vende ma si regala, se noi andiamo a fare dei patti con il nemico, non possiamo poi aspettarci di lui che non ci venga chiesto niente in contropartita, no? Ora, qua non voglio sembrare né un giustizialista né fare un discorso politico di destra o di sinistra, anche se è ovvio da che parte sto. Però, se un insieme di persone vedono che l'arrivo di persone straniere rubano il lavoro, fanno in modo che altri del posto non trovino lavoro, ci sono tantissimi problemi economici all'interno di uno Stato, eccetera, demograficamente, eccetera. Con le cifre e abbiamo capito, diciamo, che questi non sono si veri. Chiama, e capisco che magari non capite tutto dal punto di vista della lingua, però il populismo non è altro che fomentare idee che sono al di dentro di noi, e cioè quel qualcosa di male che è sempre lì pronto ad emergere e che però noi vorremmo rifiutare, ma nella nostra debolezza ci coglie, per cui ci dici, ah sì, ha ragione. E si chiama banalità del male, per cui è pericolosa, è pericolosa. No, sì. Non capisco cosa sta dicendo adesso. E chiamo, nel senso che questo che lei sta difendendo, lei sta difendendo quello che Hannah Arendt l'ha chiamato banalità del male, è pericolosa. No, guardi che non banalizzare il male, signore, è molto pericolosa. Guardi che non sta, a mio avviso, non sta capendo quello che sto parlando. Finisco il discorso. No, allora finisco il discorso e poi lasciamo parlare. A
me personalmente non mi va che venga a far parte, c'è Salvini in quel sito, c'è un altro, è bene comunque sapere da chi fa un certo tipo di discorso e chi ne fa un altro. Per quanto mi riguarda ho voluto intervenire perché secondo me voi nella vostra posizione, a maggior ragione di altri, è giusto che capiate da che parte voi vi rivolgiate. Perché io mi sento personalmente offeso dal discorso che ha fatto lei prima, personalmente, io, gli altri no, io e ho voluto intervenire. Bene, grazie. Grazie, grazie mille. Cioè, grazie, poi avevo visto qualcuno. Allora, spero di non offenderti anch'io e facciamo un dialogo allargato. Allora, tengo per ultima la parte del tuo secondo intervento e fatto dalle prime. Allora, prima sono stata molto affascinata dall'idea della crepa di cui ha parlato Razzi e vorrei che l'approfondissi, nel senso che noi altre volte nelle nostre scuole abbiamo usato questa metafora della crepa intesa proprio, ho capito giusto? Sì. Ecco, come interstizio della storia, cioè anche quando ci sono cose che sembrano ineludibili, immodificabili, situazioni di disperazione, anche muri che noi continuiamo a costruire, a un certo punto parte la crepa e qualcosa si spezza. E quindi mi ha affascinato questa tua cosa proprio come pratica e scelta non violenta, cioè assecondare le crepe, perché poi quando c'è una crepa nel muro basta fare un piccolo cuneo e il muro cade. Quindi vorrei che me la approfondissi magari con qualche suggestione cinematografica. E a Soena mi piacerebbe anche a lei, visto che abbiamo l'onore di avervi qua prima di Venezia, capire se questa vostra esperienza di registi che impegnati, come voi avete detto, nei film impegnati politicamente, serve, non a voi, a noi, per modificare questo assetto culturale che tu ci hai descritto e anche se può diventare un cuneo per le crepe dei muri del nostro paese che continuano a crescere, soprattutto attraverso il rapporto, io sono appassionata di cinema, il rapporto con le scuole, con i cineforum che ancora oggi costituiscono dei piccoli luoghi a Como con il coordinamento Tomasco della Pace. Noi da 18 anni presentiamo 100 film all'anno sul territorio e abbiamo ripreso le parrocchie, le biblioteche e almeno 30-40 persone partecipano a queste visioni. Allora, il cinema come pratica di non violenza e di apertura delle cose. Ultima, tu nel secondo intervento mi hai preceduta, perché tu nel primo intervento dicevi io non capisco perché. Quello che ti vogliamo dire è che noi siamo qua perché anche noi non lo sappiamo e anche noi abbiamo cercato in tutte le nostre vite, io poi sono avvocata, mi occupo di rifugiati e quindi so tutto, le traversie, magari ne parliamo domani quando ci sarà la tavola rotonda sull'immigrazione. Però la domanda che anche a Gea voglio fare per coinvolgerla è che noi diciamo io non capisco perché, è una domanda retorica con risposte molto chiare. Il perché noi in Italia abbiamo ancora la legge Bossi-Fini, lo ripeto 3 volte, è un perché, è una risposta gigantesca, non perché... Non dimentichiamo che abbiamo anche la Turco-Napolitana. Ma la Turco-Napolitana è stata abbattuta dalla Mosca, completamente, messa nel dimenticatoio, aveva un sacco di limiti la Turco-Napolitano, noi l'avevamo già criticata allora, è chiaro che sempre quando c'è la minestra schifosa si rimpiange la minestra precedente, ma sempre minestre schifose erano, perché non tenevano presente il problema della politica dell'immigrazione, ma ne parliamo domani. Quello che volevo dire è che il capì perché lo sappiamo, noi non abbiamo ancora avuto il coraggio di prendere in mano la Bossi-Fini, non abbiamo ancora avuto il coraggio di distinguere migranti
politici, dai migranti economici, non abbiamo non c'è questo coraggio, ci sono dei progetti di legge che giacciono nel dimenticatoio. Non dipende da una legge nazionale. Non corrispondi, ma non abbiamo avuto questo coraggio. Tanti coraggi, guarda il coraggio che abbiamo avuto di abbattere tutto il sistema del diritto del lavoro, lì l'abbiamo avuto il fegato di demolirlo. Questa cosa non abbiamo avuto il coraggio di fare. E loro hanno perfettamente ragione a sgridarci, ne hanno l'autorità. E quindi dobbiamo prendere su di noi, ognuno nel proprio, con la propria responsabilità, questo coraggio, perché veramente è una cosa indegna. Grazie, Roger, poi Sraina, va bene? Io non so cosa dire, ma... io volevo dire questo, che è nostro bisogno principale di adesso per avere una situazione per vivere collettivamente insieme delle persone prive di violenza è possibile soltanto nella forma della violenza priva, nella forma della guerra. Ma l'altra, a questa situazione per vivere il mondo pacifico che deve essere priva di tutte le forme di violenza che è vero pace, e questo è un po' lontano e noi non siamo in grado di capirlo. Volevo dire che è cambiato il rapporto. Come è cambiato il rapporto? Perché cambia, non succederà e guerra mondiale e sta per finire guerra mondiale, com'è? Perché guerra mondiale sì, è conseguenza dei rapporti tra i paesi, i stati. Adesso gli stati non hanno più significati, perché gli stati o sono amici o sono nemici, fanno guerra e diventa così che abbiamo fatto. Ma adesso cos'è? Adesso è il mondo. E chi è l'amico mondiale del mondo? È terrorista. Ma terrorista non ha un paese. Ma si può trovare di tutti i paesi. E questo cambiamento è cominciato con guerra democratica, che ha portato un... Vuoi dire che pace democratica? Noi diciamo tregua democratico, che i paesi democratici non possono, non hanno diritto di fare guerra tra loro, ma hanno diritto, non è che hanno diritto, e devono, se no non esistono, devono fare guerra con gli altri paesi non democratici. Cosa fanno? E portano democrazia. E questa democrazia che portano, cosa c'è? Creano un governo centrale debolissimo con diverse altre conferenze, etnie religiose, e poi crea una guerra civile, e poi questo che noi sentiamo sempre. E questo modo di guerra sta per finire, e comincia il nostro vero minaccia, è un altro tipo di guerra che non è controllabile, non è, e esce dal mondo del controllo. E questo è disordine mondiale, questo è il rapporto tra individui con piccoli motivi e rete sociale. E questo, per esempio, i nemici mondiali che sono i terroristi si manifestava 15 anni fa soltanto nel forma di Al-Qaeda. E poi una mossa, un manore che ha fatto questo mondo ordinato o mondo democratico, e poi è diviso in pezzo e pezzo. Adesso è diventato più di centinaia. Adesso si trova dappertutto. E questo significa
che nessuno di loro hanno, non hanno un paese, ma hanno un rete mondiale, con tutte le possibilità di comunicazione che adesso esiste. E loro è soltanto che vogliono mettere in disordine questo ordine mondiale, perché lo sentono straniero e per loro in fondo non importa etnia, non importa religioni, non importa niente, è soltanto la maggior parte di loro, adesso è cominciato perché è prima, forse si formano in gruppi di centinaia di migliaia di persone, ma si va avanti e poi guerra e diventerà lavoro. Lavoro. Per esempio in Afghanistan guerra è un lavoro. E cercano lavoro. E voi senza lavoro potete vivere? E per trovare il lavoro avete bisogno di un... organizzazioni, no, personalmente andate a lavorare, trovate amici e un gruppo e lavorate a piccole imprese e poi contenta la vita. È vero, minaccia del mondo è questo, che guerra diventa lavoro. Forse una volta è cominciato che guerra per un'ideologia e per un interesse economico a grande livello, a livello di macro, ma adesso no, è per piccoli motivi, forse quello che ha fatto in Francia o la settimana prima in Torino è forse per piccoli motivi, ha fatto questo, 2-3 persone, e voi che siete collegati di un'organizzazione, e questo non è vero, è se andiamo avanti così, ma non si fermiamo e non si facciamo un trigma mondiale, perché trigma mondiale è si dà uno spazio per ripensare. E poi è questo pensiero, è questo silenzio, è sicuramente che dà un effetto, in conseguenza che pensiamo su terra e viviamo per terra, e rapporti essere uomini con terra e rapporti tra loro, e dobbiamo pensare così, se no abbiamo già un sistema, è già creato, è già designato, ma adesso è un po' costa più di un po', ma dobbiamo cercare trovare un nuovo paradigma, se no è discutiamo da leghista, da destra, da sinistra. È vero il problema che un'Europa adesso non esiste sinistra e destra a delle livelli e sinistra non esiste. Sinistra cosa significa politicamente? È creare le idee, ma destra è continuare e dare forma e dare tutto quello. E tutti e due, non è che destra male bene e sinistra male, no, è tutti e due bisogna per la vita. Ma quando ti funziona? Ma le politiche non esistono, è politica che è fallito. Non è in Europa, in Italia, è di tutto il mondo. Politica da avviso soltanto che creano la guerra e guerra è ridotto al lavoro. E questo è mette in disordine in tutto il mondo. Adesso per esempio si va in tutte le università. 100 anni fa se tu andavi in università, cosa sentivi dalla università? Ma adesso per esempio andiamo in università di sociologia di Trento, cosa fanno? Il studente, il professore è andato al cinema. I classi di lezione andati in fondo della terra. Il luogo di comunicazione dove devono fare prendere un caffè o qualcosa è davanti a bando. Oh, ma com'è
si produce, i scienziati politici o scienze umane, no. Noi siamo l'osservazione di un più non ancora che questo. No, è il discorso che lega va bene. No, tutti noi siamo male. Tutti noi siamo male. Non è che è questo bene, no. Se noi siamo bene, perché non potevamo cambiare la situazione? Ma è quanto che non potevamo cambiare la situazione e noi siamo non capaci. E quando che non siamo capaci, allora tutti siamo uguali. È soltanto che il desiderio forse cambia. Grazie. È acceso? Sì, sì. Allora, Fabio, le prime considerazioni le ha fatte Fabio. Hai citato Emiliano a proposito di come si potrebbe un po' lavorare di più e collaborare con le istituzioni e nelle istituzioni. In realtà esistono, probabilmente Enzo ne è al corrente, tanti esempi virtuosi, molti li stiamo anche proponendo, perché ad esempio giusto da noi, da Emiliano, a Catania, pensa che sono venuti il mese scorso la Ursula von der Leyen, che è la ministra della difesa, sto cercando, non sono distratta con i miei messaggi da WhatsApp perché poco fa mi sono stata ad andare esattamente la lista. La ministra von der Leyen, che è appunto della ministra della difesa tedesca, il ministro per l'integrazione e per le politiche europee, per studiare, forse ne avevamo già parlato a Palermo, questo sistema che si è cercato alla luce dell'esperienza fatta per superare i campi, che quello è, secondo me, io ci credo moltissimo, cioè dei piccoli gruppi. Perché alloggiare i piccoli gruppi, questo avrebbe grandissimi vantaggi, questa è una parte a proposito dei campi e della perdita del viso e della perdita di contatto e dell'isolamento di queste persone. Ed è un po' l'esperimento che paradossalmente è criticatissimo, sta cercando di fare Pizzarotti a Parma, li ha sistemati in centro in piccoli appartamenti. Perché nei grandi, qua faccio un inciso lungo, quando il 3 ottobre del 2013, dopo quello che successe, il primo recente grande naufragio vicino a Lampedusa, sono andata a Lampedusa con la Presidente Boldrini dopo aver salutato quei poveri signori, ragazzi, morti al CIE, la situazione era disastrosa. Adesso io dopo di allora penso a qualsiasi descrizione, compreso il campo che descriveva Sveglia come un albergo di lusso, scusami, perché il CIE c'era una super capienza, una commissione sia per etnie, con gli scafisti, ci sono diverse problemi, non chiamiamole etnie, nazionalità diverse con dei problemi tra di loro, poi gli scafisti mischiati tra di loro, quindi litigi, minacciati, per fortuna poi tutto nell'arco di una giornata recuperati, poi ciliegina sulla torta, le donne pioveva messe, lasciate fuori nei sentierini acciottolati, gli uomini sopra, nelle brande nude, erano delle, come si chiama, una gomma di lattice, sapete, quell'interno dei materassi, con la lenzuola di carta stracciata, il pavimento sporchissimo. Questo, quando ho detto, ma scusate, c'era un bambino disabile, bambini appena nati, gli uomini non volevano che le donne stessero al chiuso dove stavano altri uomini. Cioè è una follia, per cui le donne con la prima appena nato che allattavano stavano sotto la pioggia fuori, così gli uomini salvavano l'onore delle donne dormendo sui materassi. Cioè è una roba pazzesca, e secondo me questo sistema dei piccoli gruppi, secondo noi, secondo tante persone, insomma, diluirebbe queste cose, permetterebbe alle famiglie di stare insieme, alle donne di stare più tranquille e libere, non ci sarebbero conflittualità, si dividono anche i litigi, i numeri, anche la forza culturale del gruppo in previsione di una auspicabile
integrazione, nel senso di tutto l'iter dei documenti, eccetera, eccetera. Questo come piccolo esperimento che sta andando molto bene, tant'è che già subito la Germania, già da diversi mesi, l'ha presa un po' esempio. Altri esempi che ti volevo raccontare, quando dopo i due suicidi a Regina Celi, non so se avete letto di recente, sono andata a fare un sindacato ispettivo per capire cosa era successo, e con il collega Khalid Shoki, che dirige appunto il Comitato Diritti Umani, è un collega di prima generazione di origini marocchine, e la proposta di Shoki è stata molto intelligente, ed è quella coinvolgere non le comunità, i gruppi, le cooperative, cioè comunque rimanere nel chiuso, ma le comunità locali, la comunità nigeriana, la comunità marocchina, per avere non tanto i mediatori culturali, ma ad esempio c'è la possibilità di richiedere al giocatore chi va a giocare a scacchi, fare compagnia, per continuare questo, anche dare questa sicurezza sulla lingua. E questi sono dubbi riconosciuti dall'amministrazione di Roma, e questo è anche un punto importante, sono piccoli passaggi. A Palermo abbiamo addirittura il presidente delle comunità, si chiama la consulta delle culture, questo perché poi il nostro sindaco è un uomo anche di particolare cultura e fantasia, quindi ha trovato anche un bel nome, non gli ha dato il nome di un ufficio. Detto questo, sull'ultima cosa che tu facevi notare sui ritardi, molto semplicemente io lo chiamerei, perché non si è fatto nulla, con associativismo, davvero con associativismo, che ha retto tra gli uffici, e anche questo forse era un po' un appunto che faceva su egli e la politica. Nessuno aveva capito, e forse i pochi che non avevano capito il tweet sono rimasti inascoltati, come avrebbe potuto svilupparsi il fenomeno. Io da parte mia sono convinta che il fenomeno esistesse già da molti anni, perché ricordo durante una mia campagna elettorale nel 2003 un incontro con Stefano Malatesta, lo dico che sono persone pubbliche, non era una cosa privata, ed sono interessanti i personaggi, che uno scrittore di viaggi e il procuratore capo di Agrigento, Ignazio De Francisci. Bisognava parlare dell'area agrigentina, e Malatesta, intellettuale, molto raffinato, estetizzante, stava contando come i pescatori, quanti beni artistici avessero pescato i pescatori nel canale di Sicilia. E la cosa impressionante, mi dico un reato, non stiamo qua a commentare questa cosa, devo dire la reazione di De Francisci fu, io ero un po' imbarazzo per la cosa di Stefano, la cosa di De Francisci interessantissima, perché si mise arrabbiatissima a gridare, gli disse: quando voi smetterete di dire e parlare così, perché quello che si pescano i nostri pescatori nel canale di Sicilia sono cadaveri, non sono opere d'arte, sono migliaia di cadaveri che galleggiano nel canale di Sicilia nel 2003. Quindi ogni tanto se ne leggeva, però la consapevolezza c'era. Io questa cosa, infatti, venendo, mi sono anche andata a cercare, ad esempio ho trovato questo numero di Reset del 2009 che è dedicato all'emergenza migrazione e integrazione. Secondo me il punto a cui siamo oggi, il climax quasi, non sono tanto i numeri, ma l'unione, la terribile unione, questo forse è un po' la risposta sveglia, tra la guerra e il terrorismo, non la guerra, perché è diversa la guerra e la tregua, hai ragione, si è detto, l'ha detto il Papa, l'ha detto il Presidente Mattarella, cioè è stato ed è in corso, ed è stata, c'è stata una guerra, delle guerrine che hanno prodotto più morti della Seconda Guerra Mondiale. Però la strana commistione di stati molto fragili e il terrorismo, con, devo dire, un'escalation dal 2001, insomma dall'11 settembre, che ha messo a dura prova anche gli animi, non so, ad esempio i miei figli che sono cresciuti dall'11 settembre e poi convivono, io vedo che, cioè, per loro è molto presente, non si vive senza terrorismo, io al massimo non vivevo senza Andreotti nella mia adolescenza, no? Per loro c'è terrorismo dovunque. A me fa
fa molta impressione, perché non sono le mie paure, sono le paure di adolescenti, non bambini, non i pau pau. E questo devo dire che adesso mi ero segnata proprio questo, perché chi governa le politiche antiterrorismo, chi governa le politiche della cooperazione, perché l'unico modo per poter dare un aiuto potrebbe essere le politiche di cooperazione, sono entità diverse e spesso, non dimentichiamole, spesso conflittuali tra di loro, perché chi sta alle politiche di difesa ha delle esigenze totalmente diverse. Le politiche di cooperazione in Italia hanno delle specializzazioni straordinarie sulla policy making, non so, proprio in Afghanistan abbiamo collaborato con il Presidente Yonatan alla scrittura della Costituzione afghana e in tanti paesi dove siamo stati, nel Mozambico, sulla giustizia minorile, cioè abbiamo fatto delle cose straordinarie e dovremmo continuare a farle. Bisogna risolvere la dicotomia di cosa vogliamo fare noi con la cooperazione. Questo senz'altro, a me sembra velleitario mandare e dire dobbiamo riconoscerli lì, perché io voglio vedere i funzionari italiani o comunque europei, tra cui ce ne sarà qualcuno italiano che vada prima un botteguccio in Libia per ora per vedere quelli che arrivano e poi arrivano dall'Eritrea, adesso non mi so spiegare il meccanismo, ma a parte il sistema satellitare potrebbe individuarli prima di mandare i droni nelle barche alla cieca, ma questo poi ve lo racconterà politico meglio di me che sono lì davanti. Ma è una follia andare ad aprire, perché se uno Stato è uno Stato pericoloso e tu vuoi scappare, come fai a metterci in ufficio dove vai a domandare il visto, oppure fai un campo di concentramento con i soldati che sparano? Cioè, è una delle cose più cretine dette in questo modo. Ci potrebbe essere uno smistamento in uno Stato terzo neutrale, tipo Marocco o Tunisia, mettendo dei guai, perché ad esempio il Marocco, che finora era stato abbastanza tranquillo, per ora ha dei grossi problemi. L'ultima cosa è questo, però cadiamo nel personale filosofico per Soria, che comunque il movimento, quello che tu chiami la reazione, non esiste, non ho capito bene, ma insomma il problema è che secondo me noi siamo governati dalla paura della paura, cioè non è nemmeno più un comportamentismo veloce per cui mi batti sul ginocchio, tiro il calcio, dico sempre e io reagisco a una violenza. E ormai quello che vediamo nel linguaggio, forse mi sono spiegata male prima, è che un mondo governato dalla paura gli viene paura quando sente quel sentimento che è già paura, per cui diventa una pietra, un'incrostazione geologica che sarà davvero difficile, secondo me, come dire, non so come il termine per sciogliere le pietre, quello si usa a calcare, insomma, riuscire a diluire in qualche modo. Per grazia, no, di grazia. Guarda che esisto, innanzitutto queste sono materie europee e io per esperienza, essendo nella Commissione Politiche Comunitarie, abbiamo approvato tutti i nuovi regolamenti che poi che sono di emanazione europea, tutto sui ricongiungimenti familiari, che non sono un'altra cosa, ed esistono le proposte di legge che io ho anche sottoscritto, è l'abolizione, la cancellazione, però questa cosa è una pratica diversa dall'essere andati oltre e seguendo, applicando i regolamenti europei. Secondo me c'è un problema di maggioranza politica e di contrattazione francamente su alcune cose, compreso il nuovo centro-destra, però questa è un'illazione di cui mi prendo tutte le responsabilità che sto esprimendo così con nomi in questa sede e ci sta tutta nella dinamica del giorno dopo giorno del riuscire a fare le cose. Però, compreso, io trovo importantissimo la protezione dei minori, i ricongiungimenti familiari, i richiedenti asilo, i migranti economici, e sono stati approvati. Adesso poi al Senato che fine abbiano fatto, ma sono cose che ormai siamo in procedura di infrazione, non puoi più eludere come per tanti anni si è fatto. Adesso io vedo il bicchiere mezzo pieno, perché il mio dovere è vederlo mezzo pieno e tu lo vedi mezzo vuoto.
però lo stato dell'arte è questo. Grazie. Grazie, mi chiamo Alessandro Politi. Volevo solo segnalare quello che c'era come distanza di comunicazione tra i nostri due amici registi e altri interventi. Loro sono delle vox clamantes in deserto, quello che si chiama Dash Root o Dash Bardo poco importa, ma la sostanza di quello che dicono è profeta. Poi che sia dal punto di vista che la politica internazionale delle leggi assolutamente aderente, questo è poco importante oggi qui. Quello che è importante è che stanno cercando al di qua di quello che noi vediamo come problemi pratici, quello che vediamo come problemi legislativi, che noi vediamo come problemi sociali immediati. La nascita e la crescita del populismo sono un fatto che tocchiamo. Ma quello che ci stanno cercando di offrire è una prospettiva al di là. Quanto sia realizzabile, questa è una sfida individuale senz'altro, sociale non c'è dubbio, e anche politica. Quando il nostro amico afghano ci parla della trasformazione della guerra tra affari di Stato a lavoro individuale, beh, sta offrendo una prospettiva che non è esattamente equa. Perché questo tipo di guerra non è soltanto la guerra con Kalashnikov, ma lui ha quell'esperienza diretta. La guerra si fa anche con un computer, non è un hacker che la fa, è un finanziere. Questo tipo di guerra va già avanti. Noi viviamo già in uno stato che forse è al di là di quello che è stato acutamente suggerito da Papa Francesco. Sicuramente la terza ce la siamo già lasciata dietro, la terza era la guerra fredda, fredda per noi, calda per tutti gli altri. Quando la nostra amica iraniana ci fa notare che noi dovremmo tornare a essere il baricentro culturale del mondo, ci sta dando un progetto di non integrazione sociale, ma di creazione sociale, che persino i conservatori britannici nel loro rapporto sulle scuole hanno in parte individuato con tutti i limiti del pragmatismo britannico. Hanno detto: dobbiamo accogliere più studenti nelle nostre università straniere. C'è scritto. Ed è un accordo al Parlamento britannico. Perché? Perché accogliendo gli stranieri si fanno due operazioni ovvie. Si trasmette una cultura e si riceve risintetizzandone un'altra. È quello che abbiamo fatto dal 200-300 fino al 500. E poi ce lo siamo detto. Grazie. Sì. Beh, Politi sarà uno dei relatori dei prossimi giorni, quindi avremo il modo ancora di ascoltarli. Non so se c'erano altri interventi. Prego. Io provengo da una provincia di Brescia, dove il quanto ai visti mi tocca fare qualche considerazione. A parte le questioni di carattere finanziario, che come gli interventi di questa mattina io ritengo sempre centrali e fondamentali, economia e finanza, purtroppo anche quando parliamo di religione, e su queste cose noi siamo assolutamente marginali nel nostro paese. Voi immaginate che questa mattina il professor Formigoni parlava di alcune regole poste dopo la crisi finanziaria del 2007-2008. E voi immaginate che la vicenda dello scandalo Forex, della manipolazione dell'IBOR, il tasso interbancario internazionale sulla piazza di Londra, e sapete che è stato un
almeno immagino sappiate, uno scandalo gravissimo che ha comportato perdite a livello internazionale molto forti, e ancora adesso sono in corso di definizione le sanzioni. E tu queste cose le paghiamo tutti, eh? Non si sa, non è noto, ma le paghiamo. Dicevo Brescia, quando si parlava di la guerra diventa un lavoro, io pensavo alla mia provincia, dove esiste la veretta, la verità, e dove la guerra è un lavoro. Ecco, io mi chiedo alla politica se mai ci siamo posti nell'ottica di pensare, di iniziare a pensare a un'ipotesi di riconversione, se vogliamo parlare di pace con la P maiuscola. L'Italia è la prima esportatrice a livello mondiale di armi leggere. La Beretta negli anni 70 da una parte entravano gli israeliani e dall'altra entravano gli arabi. Così la pace non si costruisce. Facciamo un mucchio di buone osservazioni, ma la pace non si costruisce. Mi ha colpito l'intervento dell'onorevole Schirò, tre passaggi che mi hanno colpito, perché, ma questo non lo sottolineo in modo antagonista, politico, ma perché sono vicino all'area di pensiero, ma come stimolo. Ecco, io ho sentito parlare di un ritardo dell'altra faccia della corruzione, che è colpa della politica, della classe politica. Ho sentito parlare di consociativismo. Beh, insomma, chi ha fatto queste cose? Dove eravate? Io a casa, a lavorare. Ma... Cioè, questo è, direi, grazie, prima ha parlato della vicenda della modifica, dell'attacco sotto dei lavoratori, che è stato, no? E sul resto, la legge sulla tortura, altre cose, no? Cioè, ho l'impressione che, scusate, le mie contraddizioni, quindi prima dovrei parlare delle mie, poi parlare di quelle degli altri, però ecco che ci sono dei baratri tra quello che diciamo e quello che facciamo. E quindi vorrei che cercassimo di formarli insieme, non in modo antagonista. Nella mia provincia, io rappresento una, potrei dire orgogliosamente, la Rosa Bianca, ormai 4-5 anni, sono portavoce del movimento di Siamo Chiesa. È un piccolo movimento del mondo cattolico che sì. Che lavora a Milano spesso con Rosa Bianca, eccetera. No? E l'ultimo piccolo movimento che si è schierato per l'istituzione di un registro anagrafico insieme ad un comitato costituito dall'associazione LGBT. No? L'unico, immaginate a Brescia, padre di Paolo Saresco. Ecco, e un gruppo di esponenti del mondo cattolico, democratico, PD, ha avuto l'ardire di sottoscrivere un documento contro l'istituzione di un registro anagrafico insieme a Maria Stella Gelmini e a esponenti della Lega. Ecco, io vi chiedo se per caso metteranno il coraggio di fare un documento sulle migrazioni insieme a sto gente. E chi l'ha sottoscritto? Gli esponenti, compreso il presidente del consiglio comunale di Brescia. La Castellucci, no, la Castellucci è vice sindaco. Ungari. Grazie. E ma qualche deputato anche? Deputato, non so, comunque degli modi si fa morire di questo tipo. Castellucci. Che ha creato un po' di sconcerto, io l'ho pronunciato certo. Su questa cosa, ma non in termini, mi è piaciuto molto, mi ha creato certo. Molto disagio. Non antagonisti, sono degli amici anche molti, cioè, rimangono amici. Dunque, suppongo di dover rispondere prego, io. Prego, prego. Posso. E mi dici il tuo nome, scusa. Michelangelo, non impegnativo, parlando il mio, abbiamo già detto. Io prima ho parlato di una campagna elettorale nel 2003, perché sono stata tanti anni PC, PDS, DS, giusto racconto la mia storia per sapere con chi parlate in una campagna del 2003, però non avevo mai fatto, sempre in direzione regionale, consiglio nazionale, non avevo mai fatto politica da amministratrice, lavoravo prima all'università, poi con la casa editrice, non mai così. Nel 2003 mi domandano di candidarmi ero del
da assessora, non ero candidata, assessora designata al disturbo della cultura per la provincia di Agrigento. E abbiamo perso contro il candidato di Alfano. Questo era quel breve episodio, da lì non ho mai più fatto politica attiva. Poi nel 2013, invecchiandosi, diventa riformista. Io confesso, avevo già deciso di votare dopo l'estate del 2011 Monti, perché quell'estate, dopo Berlusconi, con la Merkel, gli scandali, lo spread a 600, Monti mi era sembrata veramente una boccata di aria fresca e di serietà in questa nostra Italia. E mi hanno chiesto di candidarmi e sono stata capolista della lista Monti, così però su quasi un anno fa sono passata, dopo la scelta civica è finita in un nulla, è cambiato tutto l'orientamento, sono tornata a casa alla fine e quindi sono nel PD. E naturalmente di là non potrei stare mai, quindi era la scelta più naturale, perché alla luce la gente c'è una sorta di maggioritario ormai introiettato nelle persone. Per questo tu mi dicevi la politica, dove hai ragione, perché secondo me questa parte della legislazione è un momento storico molto delicato, perché io posso dire, è un Parlamento dove è una Camera, almeno quella dove sono io, dove ci sono moltissimi inquisiti, anche qualche arrestato. Dall'altro lato un'assemblea di gente anche molto per bene, molti alla prima legislatura, molti con grandissima inesperienza, a volte anche purtroppo un po' che rallenta un po', e anche l'assemblea con la, questa è un'informazione che circola poco, interessante, col più basso purtroppo titolo di studio dalla costituente a oggi. E non lo dico per fare disinformazione, se no lo direi, non so se mi capita in televisione o un altro tipo di situazioni, ma non voglio umiliare nessuno, è stato abbassato dall'ingresso dei grillini, però è un dato indicativo su come stessero e cosa facessero prima di entrare in Parlamento tanti colleghi, è molto indicativo che stavano tutti a fare Facebook nella cameretta, cioè con poco, nessuno di loro ha un impegno nel sociale, a me questo stupisce molto, perché criticano molto, ma nessuno è impegnato nel sociale, cioè con l'altro, proprio zero, stanno sul web a guardare da Dagospia ad altre notizie. Comunque, detto questo, io mi faccio del tutto carico, per questo ho parlato di corruzione e di politica, perché esiste una generazione, forse più di una, che ha fallito e deve farsi, deve riconoscerlo. E ha fallito da una parte forse nella dicotomia, come dire, la guerra fredda di cui parlavamo stamattina, anche lì nell'avere pensato di avere cavalcato il mercato come se fosse la panacea per tutti i mali, da destra e da sinistra, però appunto visto il ruolo del servizio, anzi che faccio in questo momento e quello che ricopro, non mi voglio nascondere, mi assumo la responsabilità, cerco di non e spero di farvi lavorare, mettiamola così. Non sarebbe davvero ipocrita se stessi, mi sentirei un ipocrita se stessi qui a dire che tutto è bello, va bene e siamo tutti puliti. No, perché io sono in un ambiente in cui siamo tutti sporchi. E come minimo, ecco, su questo posso convenire con te, che come minimo a qualche compromesso si scende per ottenere, come dire, io ti posso dire, in commissione per avere un parere, cioè togli questo, metti quello. L'altro giorno ho presentato una mozione sul diritto alla conoscenza, stato di diritto, diritto di Stato, è stato di diritto da presentare alle Nazioni Unite, e Paolo Alli, che è del nuovo centrodestra, mi ha chiesto di togliere la differenza tra Islam e il mondo occidentale e mettere di tutto il mondo. Allora lì, nonostante io focalizzassi l'attenzione, sono scesa a compromesso per avere la mozione sottoscritta
da tutti l'arco parlamentare nostro, perché diciamo diventa ineludibile il portarla poi in assemblea per mandarla alle Nazioni Unite. E quindi l'arte del compromesso non è solo una parola di basso, ma può essere anche una mediazione per venire incontro anche alle diverse sensibilità. Detto questo, sulla produzione di armi, tu hai perfettamente ragione, ti raccontavi un episodio e purtroppo è un'azienda importante, storica e potentissima e probabilmente anche un'azienda lobbista, io non li conosco, però mi sono ritrovata poi guarda caso in commissione con inizio legislatura c'è arrivata una richiesta del baronato del governo della comunità europea perché la Perita ha fatto richiesta perché ci vuole un'autorizzazione europea per produrre una pistola solo per gli Stati Uniti, è una cosa che viene richiesta solo per gli Stati Uniti, per una pistola a tamburo non a 5 ma a 6 colpi. Loro hanno chiesto questa autorizzazione, anche c'erano, l'hanno chiesta per la messa in produzione, così la facevano anche se in Europa c'era qualcuno più scontento, facevano scontamburo con 6 colpi. E la relatrice, poveretta, sai che hanno designato in commissione, scusate se parlo così intimamente, ma visto che è di Brescia, Marina Perinieri, che è la deputata di Brescia, che piangeva. Piangeva letteralmente, per cui poi mi sono trovata, ero un po' più esperta di lei sulla cosa, a sostenerla perché ha subito pressioni, telefonate, non hai idea, affinché le desse parere positivo. Devo dirti che... Scusate. Pronto? Mi sono fatta carico di molto con lei di stare vicino in quei momenti e abbiamo dato parere negativo su questa cosa. Dopodiché al Senato hanno cambiato il parere e la cosa è passata, questo dico anche una potente lobby. È stato poi capito i casi della vita, no? Che una di là una bresciana, la cosa sulla cosa di Brescia, poveretta, lei devo dire è stata brava perché ha resistito più alla Beretta che non ai cosi per prendere i becchi rossi, i richiami, non so che cosa fate nel bresciano per lo spiego. Come si chiamano? No, perché ci abbiamo lì che non ha resistito, ha rinunciato a fare la relatrice perché sono più forti cacciatori che ve l'ha predetta nel bresciano. Comunque. Il presidente del banco di prova è un ex segretario della Camera del Lavoro. Ah, ecco. Sì, sì, lo so perché l'ho imparato in quell'occasione che cos'è il banco di prova. Comunque, no, questo per dire che esistono poi delle proposte, esistono, io sono firmataria, prima firmataria di una proposta di abolizione dell'ergastolo, ma non sarà mai calendarizzata che rendo conto, assieme a questa che è l'eccesso, che non è poi in realtà tecnicamente non è un eccesso, ce ne sono tante altre di buon senso che però devono rientrare in un disegno di una segreteria, di un capogruppo, di accordi politici, ancora quel segreto lì ancora non l'ho scalfito. E non so se vorrò mai aprire quel vaso di Pandora, però se potrò mai. Ma sicuramente, guarda, ti prego di credermi che quando io parlo, non è per estraniarmi, quando ho parlato di corruzione, della politica, un'altra cosa che avevi citato tu prima, non era per affrancarmi dalle mie responsabilità, ma per assumermele tutte, perché trovo un poco bello chi dice sì c'ero, ma se c'ero dormivo. Quindi siamo comunque. Grazie. Allora, io chiederei se non ci sono altre domande a Razzi e a Soella, ringraziando Gea per questo intervento che sul poco conclusivo, di fare le loro considerazioni finali e poi concludiamo. Bene? Grazie, vuoi dire ancora qualcosa? Io prima ho detto che non ho cose da dire di umanità, l'unica cosa che sto dicendo è il mio proposito è questo, che pensiamo su tripla mondiale. Forse, perché è possibile?
forse è bello se sia una settimana di tregua mondiale senza fila e sperato. Forse è una bella esperienza che essere uomo a livello mondiale ancora non hanno, ma l'unica cosa che mi ha fatto paura, che non pensavo così, che ho sentito che dicono che noi guardiamo della paura sulla, guardare paura della paura sulla paura. Ma da questo mondo ordinato che ho parlato, da questo, è questo mondo totalmente creato, fatto sulla paura. Ma e guardare cosa significa? Fare politica a questa visione, cosa significa? Ridurre o aumentare la paura. Adesso aumentare un po', aumentare o ridurre paura per questo tipo di pensiero e costa di più. Costa di più. È quello che ho sentito, che guerra è differenza di terrorista. È vero? È vero? È questa guerra, ma mio amico non accetta il mio comando. Se tu dici che no, io ti dico con Kalashnikov, tu mi dici con la spada. No, tu hai le tue strategie, che io non so da quel tuo sistema, e ti messo demesso e vincio io, e quello. Ma quello che sto dicendo, che prossima è quello minaccia di guerra, di essere umano e tutti contro la tutti, è questo quello che non è organizzato. Non è organizzato e non è un mondo che si rispetta a regola che della guerra, alle regola di questo mondo ordinato che c'è. No, non rispettano, e loro hanno la loro strategia, e la loro strategia è disordinare. Disordinare rispetto alla loro strategia e costa di meno, ma fa paura di più. Una persona, se viene, per esempio, una persona anche in Italia, può essere di tutti i posti del mondo, si fa un Kalashnikov e fa una paura immensa. Una paura immensa. Allora i politici fanno ridere questo, ma costa. Non costano. È per quello che proposto che sì, pensiamo su un tregua mondiale, e questa tregua mondiale è fattibile, è possibile, e adesso non esiste, è prima esperienza, e se facciamo questo, e poi forse sì, raggiungiamo la pace, perché pace assenza di violenza di tutte le sue forme. Ma conoscenza in pace ci vuole una conoscenza, e sua conoscenza è amare di tutto ciò che conosce, amare, abbracciare, è un merito, non è che raccogliere informazioni, noi adesso raccogliamo informazioni, raggiungiamo la conoscenza per poter controllare perché? Perché abbiamo paura e mettiamo un filo di spinato, facciamo tutto e tutto di tutto e per ridurre le nostre paure. Ma pace significa quando che non esista paura. Oh mamma, perché non ha, perché si piace così tanto e prende sempre in abbraccio i suoi figli anche viceversamente? Perché non c'è questa situazione di paura. E dopo il figlio conosce sua mamma per amore, e perché lo ama,
anche reciversamente, e pace di stessa egoista contesta. E noi forse individualmente abbiamo esperienza di pace, ma collettivamente no, noi siamo molto lontani. E stiamo andando un'altra via. Non è che stiamo andando una via che si porta a avvicinarsi alla pace, no, stiamo andando in contrario. È il vostro proposto è facciamo un tregua mondiale e poi a questo silenzio e spazio pensiamo e lo troviamo un nuovo paradigma di tutti e per tutti e per la terra, e terra è mamma, e lo abbracciamo. Sì, meritiamo, la terra lo abbraccia. Lo abbraccia e dà latte e poi viviamo. Comunque io molto brevemente rispondo alla domanda che mi ha fatto la Grazia sul cinema. Un po' al di là dei nostri discorsi che hanno un buon sguardo macro, comunque il cinema ha quel pregio forse di poter raccontare le micro storie, le relazioni umane, le piccole, non so, quello che succede nei momenti più intimi. Nel modo che noi facciamo il cinema, normalmente comunque con l'equipe con la quale lavoriamo diventiamo quasi una comunità, viviamo insieme, condividiamo tutti i momenti, sia qui nel momento della scrittura della scena, anche teniamo un corso per i giovani a Trento che si chiama Social Cinema, nella quale abbiamo un corso di formazione per i giovani per fare i film sui temi sociali, soprattutto se sui film che parlano della marginalità della società, chi non ha della quale parte che non riesce a esprimersi. Poi questi giovani poi collaborano con noi nel cinema. Comunque nel modo nostro di fare cinema ci sono tre dimensioni che fanno di cinema quello che è formazione, produzione e distribuzione, sono tutti e tre collegati, e qualunque tasso non ci sia, il circolo non si completa. Io e Rasi siamo rimasti in Italia mentre avevamo la possibilità di andare dovunque, perché la nostra storia, quello che è successo a noi, i documenti che avevamo erano sia sull'internet sia ce l'avevamo insieme, e sicuramente potevamo ottenere asilo politico dovunque. La nostra decisione per rimanere in Italia era in un senso completamente affettivo, romantico. Noi siamo rimasti innamorati, cioè siamo rimasti, abbiamo scelto di fare cinema, per la quale abbiamo perso prima ancora, perché io ho studiato prima ingegneria elettronica, Rasi era pittore, eccetera, e anche vedendo i film italiani, cioè il neorealismo italiano, film di De Sica, Pasolini, Fellini, Antonioni, che sono padre del cinema del mondo, e per la quale abbiamo scelto l'Italia anche per questo, cioè era veramente una scelta romantica. Poi era abbiamo ritrovato in una parte questa Italia dei libri, dei sogni, del cinema, dei dialoghi di Pasolini, eccetera. Il fatto che fino adesso siamo qui, perché l'abbiamo speranza? Perché crediamo che c'è una parte di questa società che ha un'energia, e non capisco ancora fino adesso che perché non viene ascoltata, perché non ha rappresentanza politica, non capisco, come io, anche io come te non capisco perché la legge turco-napolitano, poi Bossi-Fini vengono rimanere così. Però io credo che c'è una potenzialità straordinaria in questo paese, e continuiamo di fare film, speriamo di bene. Abbiamo fatto anche la richiesta della cittadinanza 6 mesi fa, e
comunque i rifugiati politici, se abbiano questi, cioè se ci sia veramente una politica di inserimento, come diceva Gene, la politica di inserimento, se esistesse, riescono a diventare i ponti, e nel senso che diventi, tu sei un italiano che però conosci bene anche Afghanistan, conosci anche bene l'Iran, al di là del discorso di baricentro, e poi tu crei infinità di ponti, e nel mondo del futuro che l'estate nazionale centrico avrà poco posto, importanti sono questi posti, e speriamo comunque, rimaniamo qui, speriamo. In conclusione, ringraziando Gea, Razzi e Sorella per i loro interventi, una sola cosa mi sembrava di dover sottolineare, senza fare conclusione, perché non c'è bisogno, perché sarebbero impossibili, però credo che anche questa occasione ci ha aiutato a capire che noi abbiamo bisogno del loro punto di vista. Quando Sorella diceva, se ho ben capito, penso di sì, che c'è solo Salvini che li cambia, cioè ci voleva dire l'altro che siamo tutti prigionieri del paradigma Salvini, no? E quindi o per chi si nasconde, o per chi gioca in difesa, o per chi gioca di rimesso, perché però di fatto rischiamo di essere prigionieri di quel paradigma, di quella chiave di lettura, di quella visione, e tutti gli altri si adeguano. E quello che abbiamo sentito anche stasera da parte loro, da parte di afghani, da parte di altri, è un altro punto. E è un punto di vista, e ce ne sono anche altri, e in qualche modo ne ha parlato anche Politi nel suo intervento, però questo ci ricorda che noi ormai non bastiamo più a noi stessi, non solo dal punto di vista demografico ed economico, ma da un punto di vista proprio di comprensione profonda della realtà dentro la quale siamo. Non ce la facciamo più a capire bene tutte le dinamiche di questo mondo così complicato. Certo, noi leggiamo, abbiamo sentito le splendide relazioni anche stamattina, leggiamo la globalizzazione, leggiamo quello che sta succedendo dal punto di vista sociale, economico, culturale, e abbiamo degli splendidi documenti, per fortuna, di Papa Francesco, però noi ci accorgiamo che in questo mondo globalizzato abbiamo bisogno di altri punti di vista per capire, perché altrimenti non arriviamo fino a un certo punto e poi le cose ci sfuggono, siamo prigionieri, poi la nostra società, anche i nostri mondi, pensiamo a come sono chiusi anche tra volte, anche se crediamo di essere aperti, di capire, di vedere, di leggere, di conoscere, però siamo prigionieri di tante chiavi di lettura ormai vecchie, no? Quello che però ancora, almeno per quanto riguarda la mia esperienza in questo campo, che sono il livello generale presidente del CNCA, del coordinamento della comunità di accoglienza, che è un organismo nazionale fondato 35 anni fa da Don Ciotti, Don Gallo, Don Ministro Danesi, e che cerca di riunire quelli che sono i soggetti che hanno una certa sensibilità impegnati nel sociale, ma lo faccio a titolo di volontario, però anche da questo punto di vista, da questa esperienza di è che ancora, almeno per quanto riguarda i nostri mondi, parlo, sono io in Trentino,
però forse questo accade anche altrove in Italia, noi non abbiamo ancora creato luoghi adeguati per cogliere il loro punto di vista, per capire, per ascoltare, per parlarci. Cioè, i mondi sono ancora troppo separati, ma non solo quello dei rifugiati, dei richiedenti asilo, le strutture di cui abbiamo sentito, ma anche il mondo, chiamiamolo ormai consolidato, dell'immigrazione, dei 5 milioni di italiani, che ormai una parte di loro è qui da 25 anni. La nostra società non ha ancora luoghi sufficienti dove ci si parla, ci si incontra e si impara a conoscere questi altri punti di vista che ci farebbero bene anche agli altri, perché è un mondo plurale, perché ci sono gli afghani, ci sono i nordafricani, ci sono gli africani dell'Africa subsahariana, ci sono quelli dell'est europeo, e sono tutti punti di vista molto diversi, però anche molto affascinanti, molto interessanti, molto profondi dal punto di vista politico, culturale, religioso. Quindi, se c'è, ritorneremo a parlarne anche domani, parlando di immigrazione, nei prossimi giorni. Ma se c'è qualcosa di cui oggi, da un punto di vista politico, ma anche operativo, per tutti coloro che sono appassionati a questo tema, per tutti coloro che sono impegnati civilmente, è quello di creare luoghi dove ci si parla, ci si confronta, ci si conosce, si valorizza anche la loro esperienza e la loro cultura. Pensiamo a quanti pochi ancora immigrati, figli di immigrati, sono stati candidati nelle liste delle recenti elezioni. Pochissimi. C'è una presenza quasi. E questo fa sì che anche nelle nostre amministrazioni comunali, regionali, nelle amministrazioni locali, che poi devono costruire politiche di integrazione, di accoglienza, di confronto, di dialogo là, nel paese, nella città, nella valle, sul territorio, ecco, questo punto di vista altro, che è quello di persone che a migliaia vivono qui, in Trentino sono 50.000, dicevo, però non esistono nel Consiglio Comunale, saranno 15, 20. Su questo penso che tutti possiamo fare qualcosa di concreto e di positivo nei nostri ambiti, che uno lavora in parrocchia, che uno lavora in un'associazione culturale, in un consiglio comunale, in un'esperienza artistica. Ecco, questo dire, guardate che tra di noi ci sono persone che ci aiuterebbero a conoscere il mondo e la realtà meglio di quanto noi non conosciamo. E quindi anche per questo ringrazio i nostri ospiti afghani ma italianissimi per averci dato questa sera, oggi pomeriggio, un bel punto di vista di cui faremo tesoro. Grazie. Solo per dire due cose. Stasera ci troviamo qua giù per sul libro di Alexander Langer e la prima cosa, la seconda cosa, sono stati preparati dei cartelloni all'esterno della sala in cui c'è la possibilità di iscriversi ai gruppi, poi magari sui gruppi.